Stavamo dicendo che questa sigla in effetti è bella Sei potente, epica, cioè. carica. Boh. Ti dà una bella botta con la sua energia. Ciao Alice, buonasera. Ciao Angie Ciao, e ciao. ciao Ciao. Ciao, perché ho detto non saluto la mia collega. Ancora me. Buonasera a tutti, No. buonasera Mirko, Non saluto la mia collega, quindi dovevo buonasera. Oh. Oh mio salutarla, no? Dio. Buonasera a tutti e bentornati in diretta su Angie, come si chiama? Cosa? Questo programma, come si chiama? Vuoi dire porto support chi on air? Non lo Fa so. niente, dai, fa niente. Allora, facciamo un po' di saluti, facciamo un po' di saluti. Ciao Franana, rieccoci, ciao. Ciao Ciao bro, guarda quanta Franana, ciao gente! Nicola, buonasera, ciao Oh my god, Xilion. Auxiliar, mamma mia, Sono raga. passati 94 anni adesso, live. È vero, è vero. Devi dirlo con la voce della. It's been... It's Com'era? been 98 years. Ciao Geda Maial, Yam, ciao Yam, Geda yeah. Maial. E Sharing, buonasera, Buonasera. buonasera e benvenuta, benvenuto, non lo so. Però, prima volta che scrivi in chat, un saluto. Pasquale, sta succedendo. Pasquale, sta succedendo, è tutto vero, non è solo nella tua testa. Oddio, non lo so, potrei svegliarmi e capire Siamo che in stavo diretta. dormendo, tipo, e questo è un sogno perché sto un po' dormendo. Dice Xilion, è uscito Animali Fantastici 4 all'ultima E live. invece E no! Cioè, invece pensa! no. Abbiamo fatto prima fare un'altra live che a far uscire anche solo uno sprazzo di notizia su Animali 4. Il Che bello di schifo. Animali 4 è che nessuno parla di Animali 4, nel senso È un po' che... come Kate Middleton. Ma almeno di lei si parla, invece di Animali Esatto. 4 no, però non esiste, è bannato. Sì, nel senso anche chi dovrebbe parlare ai piani alti è come se facesse finta che è una cosa inventata, che non esiste, vabbè. Come Kate Middleton. Continuiamo a salutare. Ciao Cattalese, ciao Chiara Gro, buonasera, Uè, buonasera. Chiara! Carola Lago, buonasera, finalmente una diretta. Sì, l'ultima volta è stata per il 1º settembre, mi sa, per il Sì, primo fantastico settembre. ritorno a L'abbiamo Hogwarts, fatta primo che settembre. si è rivelato un Sì. po' una L'abbiamo fatta delusione. anche Ciao quest'anno. Sì, l'abbiamo Mattia. fatta anche quest'anno ed è stato un grandissimo fallimento. Esatto, Ciao esatto. Iaco, buonasera Iaco 73, buonasera. Ciao Shervaz, ben trovato. Very Ermi, buonasera e grazie per E l'abbonamento. guardala, è apparita la GIF, Tra party l'altro, hard. sì, nel senso, spolverate i vostri abbonamenti perché qui siamo un po' indietro, Perché? Perché dovrebbero spolverarli, eh? Mirko? Ma per noi, per Dici, noi. dacci, anzi, per citare Harry, dammi un motivo, ti prego. Ciao Yonda 1097, buonasera. Posso salutare? Certo che posso salutarti. Ciao Iona. Ma Iona 1097, non preferiresti che fosse Alice a salutarti? Ciao Checco, Wow. buonasera e ringraziamo anche Shervaz, Shervaz, grazie. grazie, grazie Vediamo se ci siamo appena spolverato mitico. Shervaz, mille. Ma perfetto. perché? Allora, Perché Shervaz? mentre Perché? gli altri si ricordano come ci si abbona. Sai che dall'ultima volta che ho fatto una cosa del genere sugli abbonamenti, credo siano cambiate anche le regole di Twitch per gli È abbonati. Cioè, possibile. è così tutto cambiato. Ma l'hype train perché c'è anche Uyulala! Uyulala, Ma buonasera. grazie. Mannaggia, Dumbledore. Allora, Mirko ha sistemato la diretta benissimo, però purtroppo da quando l'ha sistemato tutto super bene, ancora l'anno scorso, non abbiamo più messo i sound alert. Quindi mi dispiace per Yona Mil che l'ha Ah, scusami. riscattato. Sì. Chi sei, Yona Mil? Raccontaci un po' Ora di te. ci segniamo una nota sul fatto che dobbiamo sistemare i suoni. Chiaro che con i soldi di abbonamento comprai una Zeta, ogni riferimento al Mac di Mirko è puramente casuale. Chiara, Grazie. ancora la tastiera a parte Portatile. perché quella fissa è ancora rotta, quindi. Allora, ora che è arrivato anche Fabio Vinciguerra in chat, direi che possiamo Ah, ora cominciare. sì! Direi che possiamo cominciare questa diretta all'insegna, ecco, della serie di Harry Potter, però facciamo un attimo una ricapitolazione sulle ultime notizie. Era un rullo di Non tamburi. parleremo, vabbè, delle cose più rilevanti, però Tipo tipo tutte. la sprite che fa dissing alla saga di Harry Potter, però però Posso dire che ha detto esattamente tutto quello contro cui io lotto? Tutto, tutto.
sei riuscita a dire tutto, veramente. E la cosa Cioè. triste è che c'è chi risposta tipo come te o altri, ha fatto un discorso bellissimo di no, oh, non è vero, bisogna accettare una passione. E poi tipo c'è una metà che invece ha risposto in modo così stupido che dici no, cacchio, no, esattamente quello che intendeva lei, smettetela, cavolo. È quello Però il per fortuna problema. le cose belle in risposta hanno superato quelle brutte, quindi amen. Giusto? Sì, mi è venuto un attimo un panico Che perché hai Pasquale dice: fatto? faccio notare che in sovraimpressione esce scritto tutto quello che sappiamo sulla serie di. È vero, Harry Potter. Harry Harry Potter. Potter! Harry Potter. Elliotte. E questo è quando, ragazzi, Metti e con la E, Harry quando si Potter. fanno le cose di fretta, ecco cosa succede. Allora, aggiungi banner. Ok. Devi mettere schermetto verso il basso. Sì. No, è questo. Ehi. Ok. Non si aggiorna. Aspettate. No, ho sbagliato. La Ecco qua, ce l'ho fatta. Ok, Harry notte degli Potter. Oscar. Perfetto. Cof cof. Comunque, dicevamo, sì, nel senso, stasera parleremo nello specifico della serie di Harry Potter. E però volevamo un attimo. Intanto ringraziavi per essere qui belli numerosi perché è bello vedere comunque numeri alti in un'epoca in cui Twitch è un po' in discesa in generale No, il e signor Twitch è sempre in gamba. sì, però in generale c'è molta meno attenzione attorno È perché allo sono passati streaming. 4 anni dal Covid e quindi Però la visto che gente. nel senso sono pure cambiate un po' di cose, vi anticipiamo che stiamo lavorando per andare in diretta anche su YouTube, visto che ora è possibile fare il multistreaming senza che il signor Twitch si arrabbi, per magari facilitare alcuni di voi, anche per seguirla, potrete seguirci anche su YouTube, però Così ci stiamo almeno ancora. se capitasse qualche hater ci sarà il doppio della possibilità che capiti. Bellissimo. Esatto. Ma prima, visto che stavo scorrendo un po' la roba nel dietro le quinte, mi è capitato Angie, visto che ne parlavamo nella chat privata, il rifacimento della scena al ministero, ti ricordi? Oh mio Dio. Quando siamo Ah, stati a sì. Londra abbiamo. ci siamo. Ma quella è una cosa privata. Sì, lo so che è una cosa privata, però è una cosa simpatica, visto che non tutti poi la conoscono, potremmo anche farla vedere, secondo me. Devi Se. cioè, contestualizza un po' per Sì, chi non lo allora, sa nel di cosa stiamo. senso, quando siamo stati a Londra, siamo andati nella zona dove hanno girato le scene ambientate dell'ingresso al Ministero della Magia. E In abbiamo Harry Potter Harry 7, Potter, Donnie. Sì, Nella parte morte parte 1. 1, però c'è anche un pezzettino in cui si vede che loro entrano nel quinto film con la cabina, che più o meno è abbastanza vicino. E stavo leggendo. E non trovo più questo video, però invece l'ho trovato qui nel dietro le quinte. Quindi ora, giusto così Mettere in per. evidenza il commento di Oxillion che è esattamente quello che è una cosa Una cosa privata. privata, Sì, ma amico. Angie condividiamo. dice così perché si mette vergogna di far vedere le sue doti recitative. Però Stupende, cioè, Margot Robbie, levate. la curiosità di questa clip è che l'abbiamo rifatta dopo circa 12 anni. La prima volta l'abbiamo fatta nel 2010, quando siamo andati. Per la premiere di Harry Potter e Dolore della Morte parte 1. No, No. era. Oddio, L'abbiamo fatta nel 2012, 2012 quando siamo andati scusate. al studio tour per la prima Scusate, volta. scusate, scusate, era 2012. Oh, Ciao cari! cari! Ciao! Buonasera, buonasera. 38esimo mese di fila, grazie. Quindi anche tu ti sei ricordata come si spolvera. Come si spolvera questa cosa molto sessista, grazie Mirko. Era una battuta, oh mio Dio! Ah, Oh mio vabbè. Dio! Comunque, bando alle ciance, ora ci vediamo questa clip giusto in attesa che arrivino altre persone perché alcuni mi hanno detto Mirko arrivo più tardi, quindi ora giusto per intrattenerci ci rivediamo questa. L'abbiamo alla prima. La prima, certo. È quella che non Madò, trovavamo. no! Dai, Ma è quella rivediamola. più 3, imbarazzante. 2, Ma 1. c'è Riccardo. Ma no! Pasquale lo fa la idea di Riccardo.
Riccardo perché non la vedevo da un po' di tempo. Questo è l'inizio della carriera di attore di Riccardo, sì. Vorrei solo dire. Abbiamo iniziato noi a farlo conoscere a Hollywood. Non dire che diciamolo. Mo se lo prendono, gli vanno a farla comparsa ovunque. Cioè, non so, Yates, levate, prima c'era Mirko. Cioè. Tutto questo perché semplicemente Mirko non siede, sì. Bravo, grazie, va. Esattamente. Ma Nicola, cosa sono questi insulti? Clip palesemente cancellato dal film, sì. Quando Andrea eravamo Davi, ancora bambini, Andrea bambini. Davi, grazie Andrea per l'abbonamento. Uè, Andre! Allora. Grazie, Fabio sottolinea esattamente le cose ovvie che Mirko non dice. Cioè, ah sì, e vabbè. Se c'eri tu nella clip non sarebbe vabbè, mai l'ho uscita. L'ho fatta io, quindi comunque c'entro io. Oh mio Dio, la tua dignità di regista è così lesa, è esposta lesa. Ora. Allora, la curiosità è che quindi l'abbiamo rifatta questa scena, quanti anni dopo abbiamo detto? 2022, esattamente 10 anni dopo, con cambio di nuovi attori, no, un qualche ritorno e qualche new entry. Nuova strumentazione, quindi un nuovo iPhone e con qualche sì, però Angie c'è sempre perché non lo so perché. Quindi rivediamo. C'è anche il mio attore preferito. Esatto, c'è anche io. Esatto. Quindi ci sono due nuove new entry nel cast, molto molto capaci, molto in gamba, che cercheranno di spodestare Riccardo al suo trono di best actor in supporting role. Quindi una comparsa role. Vediamo un attimo il remake numero 2 della scena al ministero. Would have done too. She only took the fancy to that locket. Who was she? The witch, do you know? No, I. Oh, she's there. Look. Bleeding bow and all. Attrice. È fantastico, cioè, Christopher Nolan sposta, ecco, adesso ci siamo ragazzi, bravi. Comunque per essere veramente sul pezzo avessi dovuto mettere la mia faccia sul giornale al posto di quella di Mafalda Hopkirk, ma non l'hai fatto. Vabbè. Tra altri sempre per tirare in ballo Kate Middleton. Tra 8 anni torneremo lì e rifaremo la scena. Esatto. Comunque Mundungus, se non parla con accento campanile, non ho mai capito, sai l'accento di Mundungus? Perché non è proprio è chiaro. È palesemente chiaro. Del sud, però. Cioè, in italiano hanno cercato di dargli una cadenza meridionale, palesemente, in barba alle discriminazioni. Cioè, ha proprio... I libri e del Cockney. Quindi molto... Però, dice Fabio, ladro uguale meridione. È vero. Alcuni fanno questa associazione. Scusami, guarda che dice proprio... cosa che ha detto... tipo cos'è che dice Mundungus tipo ah, ma che fesso cioè vabbè. Dice proprio la cadenza così cioè, dai è palese che hanno cercato di calcare questa roba quindi la director's cut quando esce presto sempre sempre Vairano il direttore del doppiaggio della saga no? Non è Vairano? Ma sai che non mi ricordo. Ma certo che lui che ha diretto tutti i film sono, della saga. Sono il nostro Severus Peyton. Sono all'epoca tuo padre era maiale. In cui inizio a dimenticare le cose. Oh mio Dio. No, è certo che allora, è Vairano. Sì, sì, era Vairano. Sì, sempre lui direttore doppiaggio di tutta la saga, se non sbaglio. Sì, ma c'ho questo non so, vuoto. No, c'ha un dubbio, non è sicuro. Vairano. Visto. Perché in effetti Cosolo ha fatto Animali Fantastici. Cosolo. Vabbè. Comunque, bando alle ciance, volevo fare una domanda ad Alice, perché negli ultimi tempi sono usciti 2 titoli letterari di cui non abbiamo avuto modo di parlare molto, quindi volevo un attimo chiederti di fare 2 parole in proposito. Uno, due. Lo so che devo essere in crisi. La terza è la mia tesi. Vabbè. Grazie Alice, approfittiamo per fare le congratulazioni ad Alice che è diventata
dottoressa per la seconda volta, tra l'altro con una tesi proprio Di nuovo Harry. su Harry Potter, sì, Era il mio esatto. obiettivo della vita, fare due tesi Comunque, su Harry. vi invidio un sacco, cioè, te, Veronica, queste tesi su Harry, no? Che cavolo, io ho fatto fatica a infilarci in mezza cosa che mi piaceva, che non aveva niente a che fare con Harry. Che bello, ma siete bravissime, Vabbè, bella dicci cosa. qualcosa allora su questi tre titoli, Alice. Cerca di non Allora. impiegarci 3 ore, neanche Ma è due. cattivissimo, hai visto? No, No, lo no, no, no. so che ti piacerebbe parlarne Allora, no, volevo parlare di questo, l'almanacco, che è bellissimo, raga, compratelo, veramente. Cioè, io ero un po' scettica, nel senso che il mio obiettivo, quando ho ricevuto l'almanacco, era trovare tutti gli errori. E mi infatti piace. nelle note del mio cellulare c'è scritto, cioè c'è tipo pagina per pagina quello che potevano mettere, le cose in più, le cose di cui avrebbero dovuto parlare. Però devo essere sincera, è veramente bello, anche, soprattutto da un punto di vista grafico, cioè, è veramente bello. Ci sono delle parti che ti fanno vedere visivamente, no? Ad esempio, c'è una parte in cui cercano di riproporre tutti i livelli del Ministero della Magia, stupendo, e tutti i livelli di Hogwarts, veramente è bellissimo. Quindi, se avete la possibilità, compratelo perché ci sono un sacco di cose. Cioè, c'è stato proprio uno studio fatto dietro e ho apprezzato un sacco. Certo, ci sono alcune pagine criticate dalla sottoscritta perché potevano mettere un pochino di più, soprattutto la parte iniziale. Infatti, io l'ho iniziata a leggere, tipo la prima parte è sui personaggi e fa una specie di scheda biografica dei personaggi, però c'è pochissimo all'inizio, tipo Harry Potter, il suo compleanno, il colore degli occhi, quindi c'è cose molto banali, dicevo cavolo dall'almanacco mi aspettavo un po' di più, però poi dopo veramente stupendo, mi è piaciuto un sacco. E poi sempre altro, vabbè, questo penso che ce l'abbiamo tutti, però era importante citarlo, lui che Mamma secondo mia. me è il più bello finora fatto, cioè sono tutti e tre perfetti. Cioè, io però ogni volta rimango senza parole perché, cioè, veramente, tipo la giratempo è stupenda, cioè la giratempo è proprio come me la immaginavo, molto più bella secondo me di quella dei film, molto più da tempo di quella dei film, come un sacco di altre cose, cioè ci sono un sacco di riferimenti proprio ai libri, bellissimo. No, 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 ma per chi ha avuto la fortuna di andare poi a Lucca a guardare la mostra Mina Lima, Bellissimo. si sarà sicuramente reso conto di tutta la passione, la Lo studio. bravura e lo studio appunto che c'è dietro ogni singolo volume. La cosa più bella poi è stata vedere anche tutti dietro le quinte, dagli Sketch schizzi al stupendi. risultato Sì, ma finale, anche ed è solo stato per stupendo. vedere, cioè, l'Alice Padula giratempo, ma anche Napoli Malandrino, cose belle, come si dice, complicate. Però anche la cosa più banale e semplice, tipo l'illustrazione del primo libro di Hogwarts. C'è lo studio, c'è lo sketch, poi no, però semplifichiamo, cioè c'è un lavoro assurdo dietro ogni singola illustrazione. Poi appunto, come detto lì, c'è la giratempo, la mappa del malandrino, il molliccio, in questo, sono tutte cose bellissime, fatte veramente, E veramente, poi la cosa più bella è che, come poi spiegato dal duo, è che questi libri sono un'occasione anche per rivisitare degli elementi a cui hanno già lavorato per i film, che però magari erano stati semplificati o comunque non erano, dovevano rispettare delle esigenze particolari. Qui invece è proprio oppure libero se anche spazio. semplicemente dopo 20 anni le farei in modo diverso. Cioè, la prima volta che realizzi qualcosa, 20 anni dopo è impossibile che tu la guardi e dici, beh, perfetta così, non cambierei niente. Quindi. Uè, Esatto. Piccola parentesi, salutiamo Vincenzo. Ciao Vincenzo, buonasera alla stanza di Ige! Fortus. E Fabio Inciguerra, vabbè, gli errori. Mamma mia, Fabio, Come io direi cristallizza di fare una diretta dedicata agli agli errori errori. dei libri di Strike, E ciao della Lady Salani. Hawk, buonasera. Ciao Salani. E Franana ci dice: domandina tecnica, dove posso trovare le protezioni foderine adeguate per i libri Mina Lima? Vincenzo può Magari rispondere a questa domanda. Vincenzo e Alfonso possono aiutarti, visto che sono Hanno delle conferenze. Allora, molto io sento attenti. tutto. Sì. Io sono. Lo so. Cioè, ho tolto tipo, tutte le. Perché quando compri il Sì, c'è la libro ci sono bustina quelle proprio. specie Quindi di tu hai tolto bustine. tutte le protezioni?
Ok, qualcuno adesso starà male a sentire questa cosa, però sì. Comunque non so se Vincenzo cosa, cioè dove compra le sue bellissime custodie, cose che mette sui libri, però se vi posso consigliare roba tipo AliExpress, non siamo sponsorizzati, ci sono davvero, io ho trovato lì robe introvabili da altre parti, i sostegni leggeri per appoggiare riviste, libri, per esporre magari ritratti, ferma, un sacco di roba, quindi magari dai un'occhiata a quelle parti, magari Vincenzo, sicuramente Vincenzo ti dà una risposta un po' più Scusa, mirata. ho letto Sherbaz che dice: io le tengo ancora dentro la custodia di plastica, ho paura di rovinare il Esatto, volume. che poi concordo, anch'io ho paura, ma è la stessa sensazione di quando, sai, arriva il divano e lasci il celofan sopra e vuoi spostarlo. Quello, capito? Cioè, è bello che sia vissuto. Quello sì, tipo i tuoi libri, però vabbè. Questo perché sanno proprio di reperto artistico, quindi c'è un po' più d'ansia a rovinarlo, però Però sì. ha il suo fascino, ha il suo fascino. E, sì, anch'io Alice sfoglio, leggo, ora sono una libreria in legno non trattata e c'è troppa polvere. Ah, Lo ok. so, ma anche noi alla fine li abbiamo tolti e li abbiamo messi lì, li sfogliamo delicatamente, mettiamo le protezioni, però sono lì in libreria normale per ora. Ansia per muffe, polvere, tutto, Vabbè, ma dovremmo. aspettiamo novità quest'anno anche perché vogliamo capire quando uscirà il calice di fuoco, versione Per minima, forza. in attesa di capire cosa. Una Sì. valigia dovremmo. È presente tipo gli album dei matrimoni, quelli tipo anni 80, quelli di una volta che erano Sì. delle. Allora, qui c'è il calice, tutto qua arriva Bubaton, gira. Per forza sarà così, quindi. Esatto, come una Ma valigetta. l'ordine, cioè l'ordine devono farlo per forza diviso in due parti. Sì, non c'è Cioè l'ordine proprio. O effettivamente riducono o della va metà della metà gli fatto inserti, ma è impossibile. Nicola, più che il principe, l'ordine, perché È più l'ordine è più lungo. lungo, quindi. L'ordine è il più lungo di tutti, ma poi o va a finire come quello di Jim Kay, che comunque obiettivamente è molto bello, però ci sono molte meno Sì. illustrazioni rispetto al primo. Cioè nel primo ce n'erano molte di più, nel secondo invece nel quinto ce ne sono di meno, ma non penso che Mina Lima facciano così, No, anche perché sono quindi... anche molto più spessi i loro inserti, quindi cioè, anche metterne di meno comunque è troppo, cioè non c'è, per me non ce la possono fare a farne uno Sì, solo. scusa, Nicola diceva nella Ah! lezione di Jim Kay si inizia a capire, cioè ci stiamo chiedendo un po' come andrà, chi sarà la persona a cui cederà il testimone per le restanti edizioni illustrate, però Sì, per il perché lui si è momento ritirato. nessuno ancora si è sbilanciato. È un po' là, il destino di ogni cosa che riguarda il mondo di Harry Potter. Lascio le cose un po' lì. Così, no? Perché, cioè, ma scherzi a parte, non per Jim Kay, anzi, cioè, quant'è che ha detto che avrebbe rinunciato? Più di un anno. Sì, più di un anno fa. Esatto, quindi capite che sono tempi veramente molto lunghi, cioè, più di un anno per trovare un altro illustratore in tutto il mondo che possa, prendere le redini, mi sembra un po' troppo, però, boh, speriamo. Ah, Immaginate se la Nicola! serie di Harry Potter avrà chiuso la terza stagione. Cavolo, le stagioni più belle, no! Devo fare Sarebbe la sesta! veramente mai una gioia perché l'unico motivo per Infatti, cui ci partiamo dal terzo in sarebbe poi. l'interesse a vedere una serie di Harry Potter non è le prime I due primi stagioni, tre due. stagioni, i primi due film, nel senso sono i più fedeli, quindi c'è poco da aggiungere, magari poi dopo ne parliamo, però le altre stagioni sono quelle che dovrebbero regalarci un po' di gioia, quindi sarebbe un peccato. Ma non è impossibile, Andrea, sì, lo visto so. come trattano i progetti. Andrea chiede: nel negozio a Milano ci sono novità? Per il momento no, No, però arriva. però stanno cercando Se avete qualche scantinato libero, scriveteci in privato. Cosa? A Lima. Eh? A Lima. Sì. Esatto, la fermata Lima. Shh, no, non è vero, stiamo sparando. siamo curiosi Stavo pensavo di capire. l'altra volta che in effetti la fermata Lima sarebbe carinissima, dove mettere lo store Casa Mina Lima. Cioè, sarebbe perfetto, però vabbè. Sarebbe vabbè. Però vabbè, attendiamo aggiornamenti, anzi non vediamo l'ora perché poi sarebbe un bellissimo luogo di ritrovo il negozio Mina Lima. Bello. Soprattutto in settimana quando sarà meno preso d'assalto da tutti quanti, giustamente, per ovvi motivi, perché sarà bellissimo. Ma cari, a noi fa piacere che stai, che anche solo che sei passata, non ti preoccupare. Ah sì, scusa, non avevo No, letto. mica non legge, No, è un po'. stavo recuperando ora, un attimo. Sì, Lento. tranquilla, anzi,
bellissimo messaggio volante. Tutto Raduno Porto sulla Minerva, buffo. sì, assolutamente. Ovvio. Ovvio. Dice per Ermi, sarebbe bello se qualcuna tra queste novità poteriane arrivasse prima del mio 90° Ma compleanno, guarda, mai Massimo. dire mai, Veroni, mai dire mai. Può essere, tutto può essere. Nel senso, speriamo che tutto quanto succeda prima di una prossima pandemia. Può essere, non è detto, cioè, nel senso, sai come sono i tempi, no? Sai come sono i Abbastanza. tempi. Ma sì, dai. Che hai da fare nel frattempo? No, ma sì, diventi nonna, 90 anni, cioè, che fretta c'hai? Dai, Allora, che dai, però, siete un po' pressanti con questi tempi, dopo tutto sono passati solo in quanti anni, cioè, insomma, vabbè. ragazzi, volevo un attimo fare con voi un po' un riassunto su tutto quello che sappiamo sulla serie di Harry Potter, Ah perché no. anche se è molto presto, ok? Si può comunque fare un po' il punto su tutto quello che sappiamo, magari chiarendo anche alcune cose che non sono del tutto chiare, soprattutto provando anche a smentire un po' Fake news. le bufalone, perché a fagiolo è capitato proprio che stamattina si sia diffusa, cioè nella maniera Più bacera. più becera possibile, una notizia veramente. Avete presente quando si dice campata per aria? Eppure vecchia di qualche settimana, quindi comunque dici, vabbè, ma sai, magari è Ma uscita oggi. neanche, Sì. no, no, che stai dicendo? No, Sì, no. riprendeva quell'altra cosa. Riprendeva, però poi ci hanno ricamato Che sopra, ho cioè detto, altro sì, ma non è una che. cosa nuova, è una cosa comunque che gira da qualche giorno e hanno dovuto rilanciarla per forza di cose, rincarando la dose di stronzate colossali Sì, ma scritte. nel senso che Senso. ci serve un po' tutto su un piatto d'argento perché vogliamo parlare della serie, però oggi è arrivata proprio questa notizia. Che neanche uno straccio di fonte, cioè sembra che pare che dicono, cioè, se questo è il modo di Dovete fare sapere che oramai funziona così, informazione. l'informazione è fatta così. Sei una persona? Sì. Hai un cellulare? Sì. Puoi fare informazione a quanto pare, no? È inutile. Twitter ancora adesso c'ha il fact check, quindi se spari una cavolata sotto ti smentiscono con fonti autorevoli, con fonti certificate. Su altri social questa cosa non c'è, quindi siete liberissimi di farvi una pagina con un nome inventato, in cui scrivete quello che volete e vi assicuro che qualsiasi cosa scriverete lì si diffonderà molto più velocemente di qualsiasi news Ma è certificata. esattamente quello, mio cugino ha detto, perché se andate a leggere tutti i post che stanno uscendo, non c'è niente, neanche dire una fonte, un tizio, un produttore, un giornale, niente, così. Però posso dire che è sfiancante perché non solo in questo caso, anche nell'ambito Rowling, anche nell'ambito non serie di Harry Potter, ma anche nell'ambito Animali Fantastici 4, in qualsiasi ambito è frustrante perché ti vengono giustamente amici, conoscenti a chiedere: ma senti, ma quindi è vera sta cosa che fanno il film del Mamma mia. Signore Anelli con protagonista Paola Cortellesi? E tu gli dici: no. Dove l'hai letto? Ma guarda qui, pam, link di una pagina a caso. Ora, la prima volta dici no, guarda amico, non è vero perché vedi non c'è la fonte e l'amico ti ringrazia. Il secondo, il terzo, il quarto, la decima volta, poi ti scatta qualcosa in testa che ti fa dire top, basta! Non è possibile! Cioè, ma Vero. la quantità di cavolate campate in aria su film, serie TV, soprattutto perché sono cose molto più Sì. abbordabili su cui inventare palle, ma anche su robe più serie che ti impediscono anche di avere una conversazione. Perché se vogliamo parlare della serie TV di Harry Potter, io ne parlo, ti dico perché sono favorevole, tu mi dici no, invece a me non piace, però su qualcosa di concreto. Se il tuo essere a favore o a sfavore si basa su roba totalmente campata in aria, non riesci neanche a parlarne. Cioè. No, io a me farà schifo perché ho sentito che vogliono prendere per la parte di Harry, non lo so, un cane a quattro zampe e lo faranno antropomorfo. E dici, ma perché? Non è vero! E invece sì, l'ho Ma letto! No! lo No, dimostra però è esattamente così. Poi ti mandano tipo i link alle pagine di, non lo so, dove ci sono scritte cose assurde, sì, lo so, veramente. ma infatti io apprezzo chi mi scrive e dice ma è vero, perché almeno uno Ma certo, dice perché almeno capisci come informarti, è beh. ovvio. Però chi invece già va lì a commentare no, sono d'accordo, no, che schifo, cioè, fatevi due domande, ok? Harry non era un cane a Però quattro zampe, era un gatto! ora Che vediamo, entriamo nel schifo! merito, perché la notizia è questa qua.
notizia, cioè è un post Facebook, un post Instagram, poi condiviso da molte persone. Sembra che J.K. Rowling, scrittrice di Harry Potter, stia litigando con la Warner Bros. Questo perché lo studio vorrebbe un cast inclusivo per la serie, tratta dagli omonimi libri, mentre lei vorrebbe un cast tradizionale. Definizione di cassa tradizionale, per favore, sul dizionario, perché non la Per sappiamo. rispettare in pieno quella che è l'essenza della sua creazione. Sì, comunque, Sherbaz, come dicevi tu. La Rowling conterebbe già sul fatto che la Warner probabilmente verrà Verrà venduta venduta, no? Così, cioè, e sembra che starebbe solo guadagnando tempo, perché lo studio che probabilmente comprerà Warner Bros. Sarebbe Universal, un nome a caso. che deve proteggere le attrazioni dei suoi parchi evitando di danneggiare il brand. Allora. Se qualcuno trova il senso dell'ultima frase, ce lo scriva nei commenti perché non lo so. Cioè, non ho, l'ho letto tre volte. Tutte le frasi, dai, tutte le, cioè, è un'escalation di Sì, cazzate però proprio. l'ultima non è neanche collegata perché ti dice che allora questo litiga, però la Warner vuole, quindi la compra la Universal. Ok, la compra la Universal perché? Perché vuole proteggere le sue attrazioni nei parchi. Di cosa state parlando? Ma Tipo, perché? allora, c'è la Universal che vuole proteggere i parchi e la Rowling che vuole proteggere il cast Esatto, tradizionale è e l'effetto quindi si sta farfalla, capito? ingannando per far perdere tempo alla Warner in modo tale che la Warner sia comprata dalla Universal, che quindi i parchi della Universal ce lo salvi e che la Rowling abbia il suo bellissimo cast tradizionale. Tradizionale Quindi, se proprio. andate a un parco della Universal nei prossimi anni, ringraziate la Rowling perché è grazie a lei che sono salve le attrazioni dei parchi Universal in tutto il mondo, anche quella di Io ho SpongeBob. sentore di ChatGPT, dice Oxylion, Guarda, l'avrebbe. Ma probabile, no, ma cioè, è veramente. probabile perché in realtà ora vedremo. Questa notizia si riferisce a, non so, circa 6 articoli usciti negli ultimi mesi, però è completamente fuori, cioè no, non c'entra niente. Poi Scusa, che al mercato mio padre comprò. È esattamente esatto. quella la conclusione di sta Un'altra supercazzola. fonte, non so se l'ha presa, sì, è uscita poche ore dopo, ha scritto la sua versione dei fatti sulla questione Universal, cioè dice: ricordiamo inoltre che secondo alcune voci la Warner Bros. Pare sia in trattative per essere venduta alla Universal, che sicuramente seguirà le idee della Rowling per evitare qualsiasi tipo di problemi dei tanti parchi a tema. Di problematico, non ho capito. Cioè, lo sanno che non possono più richiamare Radcliffe. Quindi, nei parchi a tema c'è cioè, Radcliffe che fa Harry, fa benvenuti giovani maghi e Non streghe. so. Che cambia? No, Tanto. secondo me questi stanno dicendo che la Rowling è in contrasto con la Warner, la Universal, per evitare che la Rowling dica togliete tutti i vostri parchi, Che non c'entra niente con la Warner, se vi va mettete a bene. contraddirmi, vo la vogliono assecondare. Il nemico del mio nemico è mio amico. Però ragazzi, c'è proprio fantasia, cioè inventiamoci le cose, non ha senso. Che poi, allora, si è parlato di questa vendita di Warner a Universal, ok? Però è una cosa che per ora non esiste, cioè nel senso l'acquisizione della Fox da parte della Disney ha impiegato molto tempo Quanti a anni ci ha formalizzarsi e messo? soprattutto ha bisogno di avere anche l'ok dall'antitrust, perché quello che succede è che non è che una compagnia si sveglia e ne compra un'altra che vale miliardi di dollari. Ci devono essere delle regolamentazioni, devono avere l'ok per farlo, perché se Universal si compra la Warner, poi si compra la Disney, poi si compra Apple, cioè Universal, non funziona così il l'inno nazionale mercato. sarà la Fox, e tutte le reti unificate. Quindi comunque si parla di anni nel caso, semmai dovesse succedere. È pure possibile, ma si parla di anni. Quindi la Rowling che lotta con la Warner e prende tempo aspettando l'acquisizione è una vaccata. Cioè, come dirlo? Che vuol dire? Quelli mo devono Ah, girare, me. devono scrivere la sceneggiatura della serie. Questa la Rowling si mette a litigare che aspetta che la Universal compri la Warner. Mi fa Cioè. troppo ridere perché, capito? Cioè, io mi immagino appunto sta cosa di puramente fattore economico, Warner, Universal, la crisi delle grandi major, che è una cosa che comunque è devastante a livello globale per il mercato del cinema, dell'intrattenimento. E poi che vogliono collegarla alla Rowling che fa: Ma io Harry lo voglio bianco! Che cazzo c'entra?
Cioè, ma che poi non è vero, cioè, cosa vuol dire che la Rowling sta lottando per il cast tradizionale? Non vuol dire niente, ma chi ve l'ha detto? Cioè, io voglio sapere come hanno fatto. No, cioè, anche lì, quando un regista litiga e dice, il regista ha abbandonato il film per divergenze creative, e sarà cavoli suoi, no? E quindi quando litigano, divergenze creative. Ma chi cavolo lo sa perché ha litigato? Non lo sa mai nessuno. Ma come fate a saperlo voi? Cosa ha detto? Cioè, si sta strappando i capelli, gli ha dato un pugno, gli ha tirato sotto il cane. Non si sa. C'è Sì. questa rissa all'interno della Warner fisica tra la Rowling e qualcun altro che. Ma poi chi è? Con chi è che ha litigato, capito? Come persona, col presidente supremo della Warner, con la regina d'Inghilterra che non c'è più, Intanto non. grazie Nicola per il tifo. Dice come Grazie. quelli che dicono Disney dovrebbe comprare da soli per Bravo. riprendersi i diritti di Spider-Man. Grazie. E Sherbaz infatti dice, se non sbaglio è per regolare la concorrenza, esattamente. Basta vedere quanti anni ci ha messo Microsoft per acquistare Blizzard, non si fa in 5 minuti, ma Assolutamente. assolutamente, anzi. Non Però è una cosa che ecco, fai così. l'altra questione, e qui chiudiamo la questione, diciamo il discorso post a caso, si parla di questi litigi fra la Rowling e la Warner, ok? Che questa parte è tratta da un articolo Tratto da una storia vera. del... Sì, è tratta da una Ispirato storia vera, a una storia vera. ok? Che è del Wall Street Journal di qualche settimana fa, ok? Questo articolo magari ne parleremo più nel dettaglio la prossima volta perché è gigantesco, però è veramente veramente interessante anche perché comunque non parliamo di, come diceva Barry, parlava di... No, Chiara diceva Giovannino Gossip. Giovannino Gossip, così. Barry aveva provato un altro, Lo sì, un dice mio altro sito simile di cugino.com, mio esatto. cugino. Il Wall Street Journal ha analizzato Il Wall benissimo Street Journal, non. tutto quello che c'è stato dietro le quinte e che ha portato poi anche alla serie di Harry Potter, all'accordo fra la Warner e la Rowling dopo un po' di anni di conflitti. E c'è una parte in cui si parla effettivamente del fatto che la Rowling, ok, ha effettivamente litigato con la Warner, ha avuto toni molto accesi, però diciamo che hanno travisato quella parte dicendo che uno, lei ha le crisi isteriche, due Li ha che... presi a pugni, ha Sì, ucciso vabbè, hanno un po' qualcuno. esagerato anche nel riportare questa parte, però Ma nel poi. senso il dato di fatto è che è normale, ragazzi, cioè è assolutamente normale che ci siano dei conflitti fra delle persone a Hollywood, ok? Quindi non è tutto rose e fiori, niente fila liscio, ci sarà stato un delirio allucinante con i segreti di Silente, la Rowling li avrà presi a parole per quello che hanno fatto la sua sceneggiatura, questo lo garantisco, ne sono sicuro, Hai detto suo ok? cugino. Però il dato interessante che riporta l'articolo è che la Rowling, il motivo per cui lottava con la Warner è per tutelare la sua creazione, ok? Quindi non è la crisi isterica che io decido io, faccio quello che voglio. No, la Rowling ci tiene ancora a quei personaggi, ci tiene ancora alla saga. Quindi l'idea che la Warner snaturi, diciamo, i personaggi o comunque il brand, è chiaro che la urta. Se posso dire, è una cosa che mi dà molto fastidio i doppi standard, nel senso che se un autore, la maggior parte delle volte sono uomini, perché sappiamo benissimo come funziona, fa quello con la voce grossa e ha le palle, i fandom lo adorano, si inchinano, oh mio Dio, idolo, grazie, proteggi il prodotto, bla bla bla. Esempio. Tutti contenti perché giustamente lo scrittore Percy Jackson è coinvolto nella realizzazione della serie Disney Plus. Tutti giustamente stracontenti del fatto che Ichiro Oda con One Piece, la serie Netflix, era di persona a dire questa cosa sì, questa cosa no, col cazzo la rifate perché questa cosa non rispecchia la mia opera. Cioè, Oda era sul set a rompere le palle, ok? Perfetto. Qua, al contrario, con la serie Avatar, il creatore se n'è andato, le persone, ah, come se n'è andato? Perché? Quindi sono conflitti. È una cosa che in generale il fandom ama quando un creatore si batte per la sua opera, ma è giusto, cioè nel senso, c'è una cosa. Ovvio, Esatto, cioè voglio, cioè poi questa è la al creazione della Rowling, cioè possiamo dire quello che vogliamo, ma è la creazione della Rowling, lo sarà Esatto, sempre. poi al contrario la gente poi si incazza e sclera quando gli ha il potere, no, ma hanno fatto questa cosa che leggermente contraddice la cosa che il Tolkien ha scritto 80 anni prima, cioè lì va bene incazzarsi, però che la Rowling che
è la creatrice della saga, dica alla Warner, no, col cacchio che questa cosa la fate, non rispecchia la mia visione della storia di Harry, no, quello no. Quello è isterica, prende a pugni, ma perché la Rowling ormai... Esatto, a me sta roba fa incazzare, perché va bene tutto, però è quando mischi le cose e fai parlare il tuo lato soggettivo, la tua pancia, allora non va bene. Cioè, se vogliamo discutere, discutiamo su basi che ci sono, punto. E invece no, ogni volta che si parla di questioni del genere c'è sempre un casino di disinformazione e di opinioni personali che vanno a intralciare la verità. Cioè, nel senso, a me può star sulle palle un autore, un politico, ma anche per motivi ben più gravi di quelli di una saga letteraria, che può portare una saga letteraria o una serie TV. Ma questo non vuol dire che ogni cosa che fa o dice quella persona è sbagliata o è giusto che venga travisata solo perché è messa sulle scatole. Cioè, è un discorso un po' complicato e molto profondo, però qua è venuto fuori e mi fa veramente imbestialire, perché gli stessi fan che rompono le palle qua sono quelli che si strappano i capelli perché, oh mio Dio, bravo, vai rispettare la tua opera, vaffanculo Netflix, Tizio, Caio, YouTube. Eh no, scusami, cioè, se è un atteggiamento, e sono d'accordo che è giusto per un creatore, è giusto per tutti i creatori di un'opera. Se vuoi tutelare la tua opera, tuteli sempre, non quando piace a te o quando non piace a te. Però sì, insomma. No, no, è vero, ma è perché la Rowling, cioè, perché se probabilmente questa situazione si fosse creata 10 anni fa, sì, allora sarebbe stata venerata. Esatto. Cioè, perché ovviamente 10 anni fa era venerata e qualsiasi cosa faceva la Rowling era oro. Esatto. E quindi se lei si fosse trovata in questa situazione di comunque dover dire la sua riguardo a una serie che stanno facendo su Harry, e cioè, e avessero fatto un articolo del genere, cioè tutti quanti avrebbero detto il figlio della Rowling, la Rowling deve decidere, deve essere perfetto, deve essere uguale ai libri. Invece è semplicemente perché le cose sono cambiate, ma non le cose sono cambiate in Harry, le cose sono cambiate intorno alla persona che è la Rowling. Mm. E quindi è per questo che viene percepita, no, adesso così. Sì, ma al contempo, cioè, nel senso, si è parlato nelle ultime ore del fatto che lei non voglia un cast tradizionale, no? Ma che cazzo vuol dire? Sì. Cioè, io continuo a sbatterci la testa, però se vabbè. La fonte è il Wall Street Journal in realtà parla non della serie di Harry Potter, parla di quello che c'è stato prima, parla di Animali Fantastici, parla magari pure di quello che c'è stato fra Harry Potter poi al momento dell'annuncio di Animali, mm-hmm. Non della serie di Harry Potter. Cioè, ricordiamoci, capito? Che Animali la Warner aveva basato come un film, poi due film o trilogia, e poi ha dato 5 film. Nel frattempo, la prima sceneggiatura l'ha scritta Cloves, la seconda la Rowling ha detto no, col cazzo la scrivo io, e la terza ha detto no, Joe, col cacchio che la scrivi tu la diamo ancora in mano a Cloves, sistemiamo, accorciamo, semplifichiamo, facciamo cose. Cioè, lei non è uscita contenta, penso che non uscirebbe contento nessuno a un trattamento del genere. E tra l'altro, visto che prima ci diceva 10 anni fa, anche 10 anni fa, cioè, era il contrario. 10 anni fa mi ricordo quanto ogni volta c'era una cavolata nei film si diceva la Rowling dov'era? Perché non si è imposta? Perché non ha urlato? Perché non ha detto... Cioè, raga, non potete farla al tempo stesso così facile quando siete d'accordo e così difficile quando non siete d'accordo. Cioè, una cosa, esatto. Scegliete una parte, cioè... E poi ecco, nel senso, ora visto che, nel senso, le piace molto twittare alla Rowling e a far capire come la pensa, faremo una puntata sul fatto che Twitter ha il peggiore rebranding della storia perché lo chiamiamo tutti ancora Twitter. Mi spiace, lo continuiamo a chiamare Twitter. No, mi spiace, è giusto così. Ora si associa alla Rowling a voglio il cast tradizionale, voglio tutti bianchi. Ma poi perché? Cioè, chi però viene... Vi ricordo che comunque la Rowling è quella che è stata la prima a dire Hermione nera a teatro andava benissimo, capito? Quindi cozza un po' con questa idea, ok? Poi nel senso, ormai è una massona, quindi capisci che... poi vedremo come andrà, però... noi stiamo soltanto decostruendo un po' questo post che sta girando dicendo che è proprio campato per aria. Poi quello che succederà lo vedremo, però quel che è certo è che la Rowling è produttrice esecutiva della serie, quindi di sicuro non se ne starà sugli spalti. Ora poi non credo quanta faccia ci metterà effettivamente in promozione, eccetera, eccetera, però... Ma basta che sulla carta non si muova... Infatti, a me basta quello. Mm-hmm. Sono d'accordo, cioè... Quindi... Poi certo, io sono sempre felice di vederla. Io sono sempre felice.
Affermazioni pesanti. Parole Parole dure di una donna davvero strana. Leggiamo un attimo di commenti perché si stanno accavallando. Ora recuperiamo, scusate. Chiara Gro, anche perché avendo creato lei questa saga, ha ancora un suo diritto a lamentarsi e Ovvio. chiedere alcune cose per tutelare la sua opera, a meno che a un certo punto non decida di legare completamente Ovvio. tutto. C'è qualcuno che l'ha fatto, tipo George Lucas con Star Con Star Wars, Wars, e esatto. continua a essere venerato. George Lucas, però, comunque ha ceduto tutto ad altre persone. Anche se vedi questa cosa mi fa troppo ridere. Cioè, capite che George Lucas ha avuto tutto il diritto sacrosanto di farlo. Ha ceduto la sua opera a una compagnia, in questo caso come la Disney. Cioè, è inutile che la gente si strappa ancora i capelli, e poi però fa una cosa che se l'avesse fatta qualsiasi altra persona avrebbero sclerato contro il creatore, traditore, come hai potuto? Cioè, Traditore, vero. che cavolo, dai. Sì. Nicola aggiunge, ma poi quando annunciarono la serie molta gente diceva, ma chi vuole una serie su Harry Potter? Ci sono già i film, ma quindi tutte quelle persone che in 10 anni su internet che ho letto che dicevano, mamma mia, quanto vorrei una serie fedele ai libri, me la sono sognata? Ma E perché i vedi. social ti danno una prospettiva molto È diversa da quella che è vero. la realtà, cioè nel senso che bastano 10 commenti, tutti incazzati o tutti favorevoli e ti sembra che è così, è una percezione molto distorta secondo me. Basta pensare che appena esci dai social, non se ne parleremo durante la diretta, cioè di tutto il casino tra serie, animali fantastici, Rowling, Twitter, non, cioè la saga di Harry Potter fuori dal web non è stata per niente intaccata da niente di quello che è successo in questi ultimi 5 anni di pandemia, rimandi, cancellazioni, tweet e altro. Quindi, cioè, fa Sì, ridere nel senso perché è tutto che molto relativo. brava Angie, perché l'altro punto di questo articolo beccato, non lo sapevo. era Mannaggia. proprio che effetto ha avuto la polemica che, cioè, vi ricordo che Animali Fantastici ha tirato tanto di quella melma in generale sul brand Mico dice che melma perché sulla tastiera non riesce merda, però è quello che intende. E poi la Rowling chiaramente con i suoi tweet, però stando un'analisi interna sembra che in effetti non ci sia stato alcuno, il brand non sia stato scalfito, Dal punto di vista quindi dei soldi. Harry Potter e non è un intoccabile. caso, ora faranno una nuova serie Harry Potter di Harry Potter. è intoccabile. Eterno. È vero, sono quelle storie eterne. Come dire, cioè, per esempio, cioè, guarda quanto è grossa la Disney, quanto abbia acquisito. Io sono d'accordo che da fan Disney ultimamente non mi sta piacendo niente di quello che la Disney sta creando. Quindi sono molto triste, delusa, amareggiata. Ma da lì a dire, ah, la Disney ormai ha fallito. Ma che cosa? È un impero che va avanti da 100 anni e che ha entrate su entrate su entrate su entrate su entrate. Non può da un giorno all'altro, perché ha 3-4 anni brutti, decidere di crollare. Ci sono quelle cose che, se mai crolleranno, ci metteranno le loro ere, capito? Quindi, cioè, non lo so, anche lì mi sembra tutto così effimero quando fanno discorsi del genere su Harry, sulle major. Cioè, ne parliamo come se fosse veramente, basta, sai cosa? Chiudo il negozio perché non so dove pagare l'affitto, che le persone mi hanno rotto il cazzo. Non è, non funziona così, è molto più Non difficile e so. complicato. Ma soprattutto non è che se 10 persone boicottano e non si comprano più le cose di Harry, allora il brand di Harry muore. Cioè, è Esatto, una ma cosa molto, molto più poi grande. Hogwarts Legacy ha dimostrato poi la potenza del brand in Infatti. maniera molto prorompente, quindi c'è poco da fare. Anzi, Legacy ha avuto un boicottaggio molto, molto, almeno tentativi di boicottaggio molto martellanti, Però però. vedi, anche lì è una percezione puramente del web, nel senso che No, appena ovvio. hanno venduto, iniziano a vendere Hogwarts Legacy, appena, cioè la gente ha comprato, punto. Cioè sono uno dei videogiochi in prima posizione per vendite per mesi, cioè uno dei più Ma giocati in perché tutta la. esiste una vita oltre Twitter, capito? E grazie a Dio, cioè oltre i Oltre social, Facebook, oltre i eh. social, capito? E che cavolo. Quindi, Ma poi vabbè. la verità è che i social fanno molto un effetto Cassa eco, nel senso consonanza, eh. che Sì. A parte che non commentano tutti, ad esempio su TikTok soltanto il 10% degli utenti effettivamente pubblicano, cioè la maggior parte degli utenti guarda e Guarda, non dice nulla. lurcano. Meno male, perché ogni volta che leggo i commenti mi viene male, quindi io sono una di quelle che non È vero, commenta, per esempio. pure. Però nel senso che si crea un effetto eco che tu magari leggi un post negativo, vedi i commenti sotto che sono tutti negativi e allora dici, ok,
stanno boicottando tutti Harry Potter, Harry Potter è finito, eccetera, eccetera, ma non è così, è Esatto. proprio la natura dei social. Poi tu credi anche un po' quello, cioè pensi che quello che credi tu sia quello che è l'opinione pubblica, perché ovviamente tu ti vai a cercare i post che concordano con la tua Ma opinione. E quindi l'algoritmo se io stesso ti aiuta in questo, ti fa Esatto, solo la vedere base quello. dell'algoritmo, però se l'algoritmo ti porta a vedere soltanto dei video negativi sulla Rowling, allora penserai che tutti la pensano come te e allora che tutti la stanno boicottando, ma non è così, cioè obiettivamente non è così. No, Poi no. c'è anche tanta gente che secondo me parla per parlare, ma poi continua comunque, cioè appena è uscita Mina Lima, cioè quante persone si sono comprate cioè, ad esempio il terzo di Mina Lima, cioè quindi... Semplicemente per dire che magari c'è chi ha scritto su Twitter, su TikTok, boicottiamo Harry Potter e poi il primo che è in libreria. Esatto, No, è ma così. E infila. poi Che c'è anche una stragrande maggioranza di persone che non lo compravano prima, non lo compravano dopo. non è abituata a parlare, esporsi, a commentare, a discutere, è di una certa idea e porta avanti quell'idea, capito? Cioè, nel senso che Oppure ci magari è sono. quel tipo di persona che non è proprio il tipo che se ne sta sui social a commentare, a scrivere. Le piace una cosa, continua. Che è il modo più sano di vivere qualsiasi cosa. E infatti, vabbè, lasciamo perdere altro argomento. Oppure ci sono persone che saprebbero benissimo che esporsi sui social e dire come stanno le cose vorrebbe dire mandare tutti a fare quel posto, perché non è che c'è una via di mezzo, cioè a volte l'unica via, ed è brutto da dire perché oddio censura, no, però la democrazia ti fa dire quello che vuoi e che, ed è giusto che tu lo faccia, però a un certo punto se sbagli qualcuno deve dirti sì. Ok, puoi dire questa cosa, ma sappi che stai sbagliando e nessuno invece sui social lo dice mai. C'è questa convinzione che la democrazia, soprattutto sui social, sia che tutti hanno ragione, ma è impossibile che tutti abbiano ragione. Se una cosa è così. Se tu la pensi in un altro modo, hai tutto il diritto di dirlo e di pensarlo, ma questo non fa sì che la tua opinione sia automaticamente vera. E invece funziona così. Quindi, cioè, veramente, i social li lascerei un po' al... Ma infatti non parliamo di social, che è meglio. Ho capito, C'è però. un documentario Netflix, dice Fabio, che parla proprio di questo, che vi consiglierei di guardare se solo mi ricordassi come si chiama. Intanto Dicelo. pensaci. E Dicelo. Chiara Groi, inoltre, una notizia negativa nettamente più risonanza rispetto a tanti pareri che Sì. sono positivi. Così come le fake news hanno più Infatti, risonanza ti delle news. garantisco che il post che faremo probabilmente con la smentita di questa notizia campata per aria, probabilmente non se lo cagherà nessuno, perché non alimenterà nessuna polemica, mentre tutti gli altri sì, purtroppo. Ma vabbè. Anche perché è difficile da seguire obiettivamente. Cioè, qualsiasi cosa, no, che non per forza ti smentisce una notizia, ma ti dice le cose stanno così, così e così, ci vuole comunque del tempo per leggere, per informarsi. Invece è molto più facile parlare per slogan e quindi dire una frase negativa, super drama, come piace ai Fai social. retweet. Retweet, in 10 secondi hai detto la tua sull'argomento, ti siete fatto un'opinione. E anche la coscienza a Semplicemente. posto, che è la cosa che, con cui sono più contenti e si crogiolano di meno le persone. Esatto. Ma c'è un Diego Selvatico! 10:31, buonasera, buonasera, buonasera anche a te, ben trovato. Si può. Ah, The Social Dilemma. Sì, Segnatevelo. segniamo. E Bloody Diana dice: comunque ci sono anche sfumature, nel senso, uno può Certo. criticare la Rowling e sovvenzionarla il meno possibile senza smettere mai la saga e parlarne con senso, Certo. con senso, Esatto. cognizione, senza passare assolutamente, senza passare da uno estremo E gli all'altro. Ma estremi sono esattamente il problema dei social. I social ragionano per estremi. È quello il problema. O sostieni o sei contro. Ma ci sono 50.000 sfumature sia nel discorso Rowling che in qualsiasi altro discorso. E invece no, appena dici di pensarla a destra vuol dire che sei contro sinistra. Non è Sì, ma il detto. motivo anche per noi è che preferiamo non esporci tutta la questione Rowling e identità di Perché genere. asfalteremmo tutti. No, no. È perché di fatto Saremmo obiettivamente troppo fighi. è un argomento così complesso che pensare di esporsi, dire la nostra, Di pensare saperne di più dei saperne diretti più interessati, di sì. esperti o di diretti interessati è abbastanza miope come visione. Quindi perché dovremmo metterci lì a dire, cioè, noi siamo un sito dedicato a Harry Potter e Wizarding World, perché ci dobbiamo mettere a parlare di queste cose che non ci riguardano e soprattutto poi che vanno purtroppo anche a ledere quella cosa che ci piace tanto, capito? Tra l'altro, Quindi esattamente come il discorso di prima del
godersi le cose in modo sano e soprattutto, questo non vuol dire non informarsi, però io posso informarmi e sapere benissimo che non ho comunque nessun diritto di dire la mia. Posso informarmi, farmi un'idea e se me lo chiedi dico la mia, ma non devo dirtela per forza. Se me lo chiedi, te la dico. Se no, non è che se mi informo su, non lo so, un conflitto armato, qualsiasi sia, allora ho il diritto di andare su Twitter e scrivere un trattato, perché non so scrivere un trattato e nessuno me l'ha chiesto, non è compito mio. La Sì, ma disinformazione, uno dovrebbe, l'unica cosa che vorrei fare nella vita è essere pagata per andare contro la disinformazione, essere pagata per farmi un account e andare dalle persone ogni volta che sono una cazzata e dire no, punto, hai torto, punto. E ogni volta che qualcuno dice una cazzata sui social è una cosa impossibile da fare. Il fact-checking di checking. Twitter è molto vicino a questa mia visione delle cose, perché dice: sì, scrivi pure che la Terra è piatta, però guarda che non è vero per questo Ma motivo. non a caso è quello che facciamo anche su Portus, se ci fate caso. Ogni Certo. volta che gira una bufala siamo lì a smentirla, ok? Anche in vari punti, perché magari fare discorsi troppo complessi non vengono recepiti Sì, perché se interamente. dici non è vero che la serie di Harry Potter esce quest'anno, la gente dice: ma come? Quasi scritto che esce. Sì, ma non quest'anno. Quindi devi spiegargli che le cose, quando le scrivi, poi vanno lette, ma anche capite. Non basta leggere. Cioè, nel senso, è un po' difficile. E parlando della serie di Harry Potter, quindi torniamo un attimo al nostro argomento, giusto per fare Adam, un attimo una ricapitolazione. scusa, è che ho visto Adam Driver come Pitone, Sì, Andrea ecco, mia. Ecco, capito? ce la serve su un piatto Ecco. d'argento perché, tranquilli, Esatto. il casting non è pronto, non è vicino. Silente non Sì, Silente non è nero per il momento. è nero. Esatto. E no, non è Morgan Freeman. Quindi tranquilli che è ancora un po' prestino. Ora facciamo un attimo una ricapitolazione. Breve, sarò velocissimo, anche per chiarire alcune cose che magari sono sfuggite, ok? Intanto chiamo con Pasquale che ci sembra che sia perso in effetti il senso dell'informazione, ovvero informare su come le cose stanno davvero. Purtroppo invece dove notizie non condividono un pregiudizio già presente di chi legge vengono scarte a priori, è verissimo. Cioè Però quella cosa che dicevamo prima, ossia un giornale magari che io non seguo dice una cosa, non lo leggo perché tanto quelli sono di destra, sono di sinistra, sono di centro, a me queste cose non interessano. Dovresti invece leggerli, poi magari scopri che sono delle cavolate, però almeno informare in quel senso, sia da parte dei giornali, la stampa, sia da parte di chi legge la stampa, si è a perso volte totalmente. è semplicissimo, infatti noi se ci fate caso sotto i post Instagram mettiamo sempre tipo fonte, perché è una cosa normale dire dove ho letto una notizia, però Ma andare anche a questi vedere che tipo di fonte è. sì, però tutti questi post stanno uscendo, non hanno neanche un'idea di cosa sia scrivere una fonte, questa è la cosa che è un po' frustrante, però Un esempio, posso veniamo a chiudere con un noi, esempio? sì, Scusa, no, è che no, nel senso, vai. che a volte non basta neanche giustamente informarsi o trovare una fonte. Ed è brutto, lo so, cioè è brutto essere gli spettatori in questo senso, che devono subire informazioni sbagliate. Però, esempio del cavolo, se la Repubblica ti scrive, la Repubblica ti scrive, ah, sapete? È piaciuto così tanto, c'è ancora domani, che fanno un film, il remake americano con Lady Gaga, bam! Tu che leggi la Repubblica e dici, oh mio Dio, lo dice la Repubblica, non è proprio il giornaletto di paese, cioè, oh che cavolo, adesso mi indigno, però se vai a leggere la Repubblica, ti dice la fonte della Repubblica è un giornaletto di gossip in cui dicono, ah ah sì, sarebbe bello fare questa cosa, e quindi hanno preso un giornale di gossip che non ha avuto nessuna fonte autorevole, per, come fonte della loro notizia autorevole. Cioè, quindi anche lì le fonti vanno bene, però conta sempre che fonti sono, perché sennò veramente si entra in un circolo vizioso assurdo. Detto questo, ora poi leggiamo anche tutti i commenti. Volevo un attimo fare una breve ricapitolazione, come sto cercando di fare da un po', ma Scusa. giusto per avere un'idea chiara di tutto, e anche perché ho fatto anche una specie di Un'idea chiara, un'idea lice. Ah, simpatica, Angie, grazie. simpatica. Allora, 4 aprile 2023. Sembra strano, ma sta per passare un anno dall'annuncio della serie di Pensavo Harry di più. Potter. Passi l'acqua. No, nel senso che. Tieni. Nel senso che non è che ci siano stati troppi aggiornamenti nel corso di un anno, però è Nessuno. così, ci vuole tempo per fare certe cose, ok? Quindi 4 aprile 2023. Non mi compaiono dei messaggi, non so perché. Alice, se dimmi qualcosa, scrivimi su WhatsApp. Telegram. No, no, WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp, non Telegram.
4.023 arrivano delle voci di corridoio sul fatto che ci sarebbe questa serie di Harry Potter in sviluppo e che David Zaslav, capo di Warner, e Casey Bloys, capo di HBO e responsabile di HBO Max, starebbero cercando di convincere la Rowling a una serie di Harry Potter. Passano pochi giorni, ok? Si arriva al 12 aprile, dove la Warner annuncia la serie dedicata a Harry Potter, che sarà incentrata sui 7 libri della saga, sarà fedele, molto fedele, ok? E coprirà, diciamo, 10 anni. C'è qualcuno che ha detto che ci saranno 10 stagioni, però in realtà quello che hanno detto è ci sarà 10 anni di narrazione in streaming, perché di fatto ci metteranno un po' più di 7 anni, impossibile che riescano a fare una cosa all'anno. Tra le altre cose annunciate è che la serie sarà una Max Original, quindi prodotta per HBO Max, che diventa Max, il servizio streaming. Quest'anno Max, dopo il debutto dell'anno scorso, arriverà anche in alcuni paesi europei. L'Italia non è ancora prevista, però si spera che entro il debutto della serie Harry Potter arrivi anche qua il servizio streaming, perché per alcuni Scusa. prodotti, alcuni titoli, si fanno accordi con tipo Sky, Now, eccetera, eccetera. No, ne parliamo come se fosse un servizio streaming, capito? Siamo, Sì, lo so, però. cioè, nel senso, il 15° servizio streaming a cui sicuramente tutti si abboneranno perché abbiamo solo 24 servizi streaming a testa da seguire. Maro. Vero, lo vero che ci so. abboneremo tutti. Sicuramente ci abboneremo tutti. Una cosa da precisare è che questa serie non sarà HBO, ok? Non sarà The Last of Us, Non è il Trono di House of the Dragon, Spade. Trono di Spade, Succession, ok? Beh, Sarà piacerebbe. prodotta da Warner Bros. Television, ok? Sarà una Max Original, però non è un prodotto HBO come lo sono stati questi altri. Certo, ci sarà sempre Casey Bloys coinvolto perché è responsabile anche del servizio streaming, però di fatto la produzione sarà Warner Bros. Television con, e qui c'è la cosa da sottolineare, con Bronte Film and Television. Quella Che del cos'è? pistacchio. No. Bronte Film and Television è la casa di produzione fondata da J.K. Rowling con Neil Blair nel 2013. Neil Blair è il suo agente letterario, è responsabile di Pottermore, è praticamente il braccio destro della Rowling, che fa un po' da ponte, no, come si dice, da sbarra, Spartiacque. non tanto spartiacque, cioè lui è proprio il Barriera, filtro. portavoce, il filtro tra la Rowling e tutto il resto del mondo, È quello che ok? guarda le vostre lettere Nel da fan e dice: ma che senso cacchio è questa? La butta che via. se la Warner vuole parlare con la Rowling, deve prima passare da Neil Blair. Quindi questa Bronte Mi Film and piace sta cosa, Television. sembra tipo una cosa burocratica, tipo guarda, se vuoi arrivare lì devi prima passare da me. Sì, Tipo un intermediario, esatto, i però è videogiochi, se non passi proprio. questo non vai al prossimo Mi livello. piaceva l'idea della sbarra. Ok, perché lui si mette Lì, con proprio una lì sbarra. e dice tu da qua non passi. E quindi è quello che è successo quando la Warner ha voluto iniziare a incontrarla per parlare della serie di Harry Potter. Poi non è che se la Warner, questo colosso miliardario, vuole fare una serie di Potter, dice la Rowling, senti, vieni a Londra a parlarne. No, è la Warner che deve andare a Edimburgo. Casa sua a La dire: vuoi? senti, Muoviti. facciamo sta Che serie. prima donna, cioè. Mi è venuto in mente Michael Keaton agli Oscar, sai, quella cosa di Batman, da così va. Yes. No, prego. Mi casa e su Come casa. ben dice Lady Hawk, Bronte Film and Television è quella che produce la serie di Strike, è quella che ha prodotto Non buon anche segno. è quella che ha Lo so. prodotto anche il Seggio Vacante. Tra l'altro, la serie di Strike è bella, cioè nel senso è molto seguita. Vabbè, a parte Ci questo, chiediamo perché. Non dissing, perché io adoro i il romanzi, adoro i seggio romanzi, ma la serie è proprio molto, molto BBC, non so come dirlo. vacante era stato prodotto per la BBC, per BBC One, HBO Stati Uniti, e niente. Quindi questa è, diciamo, la, ok, non lo sapevo, sta andando in onda la quinta su Sky. Ah, hai capito. La quinta sì, l'abbiamo recuperata. Ah, abbiamo recuperata. Va bene, detto questo, Con quando eravamo in Inghilterra l'abbiamo recuperata. visto che la casa di produzione sarà molto coinvolta, ci saranno produttori esecutivi anche Neil Blair oltre alla Rowling,
Diciamo che comunque la presenza della Lowry si farà sentire, anche perché quello che stanno dicendo da un sacco di tempo è sarà fedele, sarà non tutto è impossibile, però tante delle scene tagliate finalmente troveranno spazio. La stessa Rowling ha detto uno dei motivi, correggimi se sbaglio Alice, per cui io ho accettato questa serie è perché così magari vedremo Pix. Ha detto una cosa del genere. Pix è il Tom Bomba della saga di Harry Potter. Cosa, Alice? Per forza, cioè, mamma mia. Alice è gasata. Vabbè, un momento. Brodo di Cioè, gigione. E tornando a devi noi, essere fedele, se non dovessi essere fedele. Co credo Comunque sarà mi fa abbastanza troppo ridere che nei fedele. commenti stai dicendo che tutti stanno dicendo che la quarta stagione di Stranica non è arrivata in italiano. Ma solo dalla terza alla quinta. Perché? Ok, non l'ho capito neanche io Ma allora sta perché? Non la cosa. sapevo sta cosa, perché l'abbiamo seguita in Vabbè. lingua original. Cioè, faccio un altro po' il punto, poi leggiamo qualche commento, così Intermeggiamo. intermezziamo. In questa occasione, quando sempre siamo al 12 aprile, quando viene annunciata la serie, viene anche spiegato quale sarà il budget più o meno, perché a Zaslav dicono: senti, ma quanto spenderete per questa serie? Ah, mi piace questo discorso, no? Dai, affrontalo, uno dei miei discorsi preferiti sulla serie. E i capi della Warner spiegano che sarà in linea con alcune delle serie di punta in onda su HBO Max, ora diventata Max, e fa l'esempio di House of the Dragon, ok? Che è una specie di spin-off prequel del Trono di Spade, Wow, me l'hai detta e bene. che ha avuto circa poco meno di 20 milioni di dollari di budget a episodio. Considerando che sono 10 episodi, parliamo di 200 milioni di dollari, quindi A poco meno stagione. di 200 milioni di dollari a stagione. Credo che la prima sia costata, fai, che ne so, 180, la prossima se ne pure di più. E 20 milioni a puntata, alla faccia ragazzi, cheat. Però parliamo di 200 milioni di dollari per 10 ore di materiale. Se considerate che i film della saga di Harry Potter avevano lo stesso budget, però con 2 ore di materiale, capite che c'è un minimo squilibrio, Sì, nel senso che è un ok? altro argomento che dobbiamo affrontare anche per questo, nel senso che è vero, come tu osservi, te la faccio ragazze, perché a noi sembrano tanti, però anche qua io ti dico sembrano tanti perché io, persona fisica, ti dico, oh mio Dio, 20 milioni sono tantissimi per un episodio solo, ma senti nella dinamica di quella che è l'economia dell'intrattenimento streaming e cinematografico. Non voglio dire che sono pochi perché non sono pochi, ma come ha detto Mirko. Gli stessi soldi li hanno impiegati per realizzare l'Ordine della Fenice, quello che è un film di 2 ore e mezza. Qua parliamo di 10 ore di riprese, post-produzione, pre-produzione, comparse. Quindi, cioè, sicuramente sono tanti, ma non sono quel numero grosso che molti vogliono far passare. È un numero abbastanza Sì, buono. ma il problema delle serie in effetti, nel senso che Eh sì, dilazionato tutto in. sì, per forza, però uno spera anche che costruito il set, costruito non so cosa, soprattutto poi per le prime stagioni, nel senso molte scene saranno comunque senza, tro spero, troppo digitale, quindi magari Oh, non sarà. ingenuo Mirko, come ci Però spera? parlando di una serie attorno a dei maghi, comunque credo che i soldini saranno spesi abbastanza. Però quando qualcuno ha detto, ecco, a Zaslav ha detto: senti, ma quanto spenderete? Lui ha fatto il caso di House of the Dragon e ha detto: avrà le stesse proporzioni di House of the Dragon, se non addirittura superiori. Qualunque cifra spenderemo per realizzare una serie di qualità. Mamma mia, Quindi, nel va, senso, questo è quello le imprenditore. intenzioni. Questo è l'imprenditore che se la tira proprio prima. No, raga, guarda, per te, amore mio, tutto, cioè quello che vuoi, ti porto fuori a cena, guarda, ti offro pure il dolce, capito? Mi sembra uno che col minimo ti mette lì la roba e dice, hai visto? Cioè, raga, come Ma dicevamo prima, sono bei numeri, ma non, cioè, tu mi facevi l'esempio prima di Stranger Things, se non sbaglio, che ha, se non sbaglio, ha di più no, episodio. allora la quarta è costata 30 milioni a episodio. Ok. Magari c'è stato anche il Covid di mezzo, Sì, no, no, però però era per dire che, cioè, non è una cosa così. Quando poi la gente si lamenta, anche giustamente, degli effetti visivi fatti male, delle serie TV che alcune sono fatte veramente in modo impeccabile, altre sembrano un po' raffazzonate,
i soldi sono quelli, quindi sì, sembrano tanti finché non vedi un prodotto che però giustamente ti fa storcere un po' il naso. Penso che anche lì, no, ma sarà come House of the Dragon, non il Trono di Spade, House of the Dragon. Anzi, forse pure di più. Il problema è che i film di Harry, avendo una storia diversa, dei budget diversi, tutto quanto, avevano come impostazione di base, parlo solo di set, lavoro, costumi, tutta questa cosa qua, tutta la parte di preproduzione era già colossale di suo e mi sembra un'affermazione un po' troppo ambiziosa dire, farla passare come un no, no, sarà così colossale che neanche lo stiamo a spiegare, perché quella, a livello di colossalità abbiamo avuto dei film che non hanno niente da invidiare a nessun altro prodotto, che sono artisticamente eccezionali. Quindi anche lì va bene, bravo Zaslav, però non so, vola un po' più basso perché insomma, no, no, Vabbè, ma non c'è, però lui è senso, così. le È intenzioni, così. le buone intenzioni le Le buone apprezziamo. intenzioni, la maleducazione l'apprezziamo tantissimo, però maleducazione. Però, ecco, vediamo, perché nel senso pure tipo Percy Jackson aveva un budget di 15 milioni la serie, Tipo ok? non si vedono, capito? Li vedo di più nella cura, sì, però nel budget in sé non lo so. Però vabbè, oltre a Vero. quello bisogna vedere anche tutto il resto, Pensavo di perché... meno, Percy Jackson. No, no, Pure io, no, infatti. 12-15 milioni episodio, Mischia. quindi in tutto 100 milioni, però comunque No, ma se pensi che parliamo di due alcune progetti molto puntate diversi. sono tipo loro che camminano e, cioè, nel senso, a livello Vero. di messa in scena proprio, non c'è qualcosa di colossale a supportare i 10 milioni di episodi. Così hanno detto. Allora, salutiamo Leggiamo un po' di... Ange Sì. che si è appena iscritta. Benvenuto, benvenuta. E stiamo parlando della serie di Harry Potter. Anche noi siamo appassionati, come puoi Sì, la capire. serie di Harry Harry Potter. Potter. E leggiamo qualche commento. Sherbatz in House of the Dragon i soldi sono stati spesi bene, serie della Madonna, spero nella stessa qualità se non superiore. È Lo quello che speriamo spera anche pure noi. Con Zaslav, che a quanto ci ha detto. E eccoci qua, Diego diceva questa. tutta la storia già nota potrebbe Scusami. avere anche un racconto coerente, oltre che fedele, inserendo qualche cosa mai vista e raccontata. Giusto. Magari iniziarla con James e Sirius in moto che scappano dalla polizia babbana, come nel manoscritto, e magari vedere pure il primo incontro tra Vernon e James, vabbè, sogno Sì, troppo. sogni troppo, ma sarebbe molto figo, nel senso che a livello narrativo copiare quello che ci hanno già fatto vedere i film e ricalcare la narrazione dei libri è un po' troppo, cioè, scontato. Magari riuscire a inserire col senno di poi degli easter egg. Far nominare appunto la moto di Sirius Hagrid appena arrivato dai Dursley. Ci spero anch'io una cosa del genere, se no Io che lo senso ha? spero questa cosa anche Sì. perché obiettivamente le serie TV sono corali, cioè a differenza il romanzo in Harry non è corale, cioè Harry è Harry fondamentalmente, noi sappiamo tutto quello che sa Harry, cioè, sono soltanto quattro praticamente i capitoli fuori Senza da l'indizio, Harry, sì. quindi Harry è Harry punto, il suo punto di vista, mentre le serie TV proprio per natura loro sono più corali, ci sono sempre i punti di vista, no, dei diversi personaggi, quindi io spero sempre che riusciranno a integrare magari qualcosa che viene semplicemente raccontata da Harry nei libri, ce la facciano vedere Brava. proprio nella scena, oppure cose che noi sappiamo per racconti di Pottermore, per... veramente ha citato tutta la scena super carina di Sirius e James da giovani che sono sulla moto di Sirius e cioè cose del genere che magari vengano inserite perché comunque devono dare un respiro più collettivo alla serie per forza perché Per non forza. possono postarci soltanto Harry, i suoi pensieri perché in realtà nei libri ti sembra, perché siccome è narrata in terza persona, no? Ti sembra molto qualcosa di oggettivo, in realtà è super soggettivo Harry Certo, è come... filtrato da lui, cioè qualsiasi opinione, cioè lui odia Piton, tu odi Piton, lui cambia idea su Esatto. Piton, tu cambi idea su Piton, è normale, cioè è proprio da filtro Harry, non puoi farlo in una serie TV, cioè devi un Ma anche quello che attimo. sai, cioè tutte le cose che sai sono cose le cose che sa Harry, non vedi altro, non vai al di là. Quindi invece una serie TV è diversa perché la serie TV ti deve dare tanti punti di vista, no? Cioè, è sempre così, si alternano scene di varie cose che poi si incastrano tra di loro. Quindi io spero sempre che cose che ad esempio vengono raccontate, ma anche cose stupide, cioè non cose super importanti, poi ci vengono mostrate Sì. nella serie. Secondo me ci sarà molto più margine nelle prime stagioni, ok? Per avere un po' questa cosa qui, per riempire qualche buco.
Dopo, secondo me, diventa veramente tosta già col materiale che c'è Sì, nei libri. è vero, dopo diventa piuttosto, però veramente con i primi tre secondo me possono giocare molto su questa cosa, possono inserire tanto altri punti di vista, scene raccontate ad Harry che ci vengono mostrate proprio visivamente, anche perché quella sì che sarebbe un'esperienza nuova. E poi negli altri libri comunque. Cioè, nelle altre serie, dal quarto in poi, che diventano molto più lunghe, indubbiamente dovranno fare dei tagli, dovranno. Però resta comunque il fatto che la coralità deve rimanere, perché sennò, cioè, non puoi, tipo, mostrare solo Harry. No, no, ma anche So la quarta ipotetica serie, cioè già il calice di fuoco, è già corale anche solo il libro, nel senso che tu hai scuole di magia diverse, una miriade di personaggi, intrecci, c'è una trama anche quasi thriller, cioè quindi cioè, lì sarebbe, cioè, devi essere corale per forza di cose e devi saperlo raccontare perché il libro fila via ed funziona benissimo. Il film, infatti, è uno dei primi a inespicare, anche già un po' il terzo, proprio perché è molto difficile adattare qualcosa di così intrecciato e complicato i personaggi nuovi in modo molto lineare. Oh, devi sapere. La cosa semplice è che devi saperlo scrivere. Io, infatti, spero che prendano qualcuno che sappia scrivere come si Infatti, deve. ora arriviamo anche a L'unica questo capitolo. cosa più importante, che sappiano scrivere, cioè. Arriviamo a parlare anche di questo adesso, perché ecco, si parla di qualità, la qualità è soprattutto deve essere di scrittura. La scrittura, sì, ma La infatti, cosa anche perché, interessante. Sì, scusate, no, dici un attimo, vai. stiamo parlando in tre. Vabbè, c'è molto da dire, c'è molto da Esatto, vai dire, Ali. vai. No, che semplicemente sicuramente parte della magia, soprattutto nella serie TV, e ad esempio la scenografia, gli effetti speciali, no, perché comunque è un mondo della magia, quindi devi anche puntare su quello. Però in Harry le dinamiche più belle, ed è quello che secondo me più si è perso nei film, sono le dinamiche tra i personaggi. E quindi i dialoghi, perché obiettivamente la cosa più bella di Harry, il motivo del perché siamo innamorati di questa storia, sono i dialoghi. E quindi i rapporti interpersonali. Quindi se c'è qualcuno che la sa scrivere bene, se c'è qualcuno che ti sa scrivere bene quel dialogo, allora acquista tutto, cioè dai quella profondità in più che purtroppo non c'è nei film. Perché nei film, da un punto di vista di scenografia, da un punto di vista di costumi, da un punto di vista grafico, cioè sono stupendi. Quindi non è quello che devono andare, diciamo, a colmare, secondo me. Sì, è vero. Secondo me la cosa, come dicevo prima, interessante è che ora stanno cercando una figura che si occupi di essere non solo sceneggiatore e sceneggiatrice di tutta, almeno la prima stagione per ora, però che sia anche un creatore della serie, la figura che La si... Rowling della serie, praticamente, Sì, quella che tiene, diciamo, quella che tiene insieme il quello che viene progetto. definito dal gergo appunto showrunner, che ha non solo il compito, ecco, in questo caso sarà anche sceneggiatore, ma soprattutto di supervisionare e dare anche un carattere specifico alla serie. Il motivo per cui la Warner ci sta impiegando molto a scegliere lo showrunner, a parte che ci... anzi, è ammirevole che ci stiano mettendo il loro tempo, ma è proprio perché stanno cercando qualcuno che abbia anche una visione molto chiara di cosa fare. Con Harry, sì. Con Harry, quindi ora sta valutando, nel gergo anche qui si chiama pitch, cioè stanno chiedendo a diversi sceneggiatori, Tu cosa vuoi ok, tu fare? cosa vuoi fare con questa serie? Come gestiresti le stagioni? Che carattere vuoi dare alla La narrazione? vuoi fare teen, la vuoi fare drama, la vuoi fare così, la vuoi fare cos'ha, su cosa vuoi puntare di più, non vuoi girare più stagioni assieme, cioè è Esatto, e tutto. considerate che il pitch solitamente lo si associa anche proprio del materiale, cioè io ti faccio vedere dei Concept. concept a cui, che mi vengono in mente per come narrare, ti faccio vedere addirittura un trailer finto su come fare questa serie, di come la proporrei al pubblico, e la Warner ora sta decidendo, ok, a chi l'affido? Cioè, chi è che ha l'idea vincente? Ora vediamo anche i nomi che hanno preso in considerazione, io faccio il tifo per una. Anch'io. Però questa è una fase critica perché non devono assolutamente permettersi, non possono permettersi di fare delle copie carbone dei film. Quindi c'è bisogno proprio qualcuno che spero sia anche proprio un fan effettivo dei libri e che sappia anche Certo, comunicare la propria passione. assolutamente. Spero Secondo che me la cosa più con... importante. Ma anche perché lo vedi, allora, non capi, non è sempre garanzia. A volte trovi un fan che è fan, ma non sa scrivere, non sa fare niente. Però Certo. molti progetti di successo si vede che hanno una cura dietro da parte di una persona che
ha a cuore la saga o la conosce benissimo, conosce benissimo il progetto, per forza di cose, anche perché poi, parlando prima di scrittura, infatti volevo dire, è che c'è una tendenza, soprattutto nelle serie TV, e anche per il fatto che i servizi streaming hanno sovraccaricato il mercato, cioè la gente produce serie TV come se sfornasse panini tutto il giorno, tutti i giorni, si dà molta poca importanza alla qualità ultimamente e soprattutto di scrittura. C'è una tendenza, ma non solo nello streaming, anche a Hollywood, a non saper scrivere, nel senso che stiamo parlando di una serie TV, ok? Se tu, quando tu mi mostrerai per la prima volta Sirius Black, tu lo devi far vedere Sirius Black e io devo capire chi è quell'uomo. Cosa ha passato, che carattere ha. Ok, perfetto. Il lavoro di uno showrunner, semplicemente. Quello devi fare con una serie TV o con un film. Invece c'è una tendenza molto molto brutta ad andare incontro alla stupidità crescente nel pubblico, un po' figlia dei social. Ossia, ti devo spiegare ogni singola cosa. Che è una roba che Clovis ha già fatto nei film. Cioè, i film di Harry hanno degli spiegoni interni, dei dialoghi veramente brutti che sono imbarazzanti, cioè per farti capire la natura di un personaggio, faccio dire al personaggio: ah ah ah, sono cattivo e ti sto svelando il segreto della spada di God di Grifondoro, quindi prendi appunti. Cioè, io spero veramente che la serie si distacchi da questa tendenza perché io ultimamente non riesco a seguire serie che fanno così, cioè è proprio brutto, ti fa uscire da quello che è l'intrattenimento, è semplicemente una persona che ti spiega come stanno le cose. Ed è veramente Ma brutto. infatti io quello che spero è che avendo più tempo a disposizione ci sia anche meno l'esigenza di spiegoni, cioè più Certo. dialoghi, meno spiegoni, capito? Ma molte serie hanno un sacco di tempo, ma non riescono a No, togliersi questa infatti cosa. ci vuole appunto una persona No, no, infatti in sono. grado. E questo si riallaccia un po' al discorso che stavo facendo, perché la cosa che ha detto Zaslav, e si riallaccia anche a quello che sta dicendo Diego nei commenti, è che al momento dell'annuncio di questa serie lui ha messo le mani avanti per dire che Parecchio. la realizzazione di questa serie non preclude altri progetti ambientati nello stesso mondo. E quindi a me è venuta proprio l'idea che si potrebbe effettivamente esplorare spin-off, o comunque magari, ecco, se il potenziale showrunner ha un'idea per Un fare personaggio. un... Ecco, la dico, la serie sui malandrini fra una stagione e l'altra la proporrà, capito? Tra la terza e la Perché quarta, tra la sì, seconda e la perché terza. Zaslav ha detto proprio, cito, siamo liberi di fare qualunque cosa vogliamo. In alcune aree avremo bisogno di farlo con J.K. Rowling, in altre abbiamo la libertà totale su come A J.K. muoverci. Rowling non piace questo elemento. Ecco perché li siamo messi a botte. Qui questo lo vedremo, ok? Però nel Questo senso lo già... dice lei. Sì, infatti, già me lo immagino. Ma questo lo dice lei. Esatto. Immagino la Rowling che fa gli screen a queste dichiarazioni. Li manda al suo agente e Madonna. fa: ma sti coglioni, che cazzo stanno dicendo? La manda a Nick Blair, ha detto, ma questo che sta scrivendo, questo che sta Ma questo la fa, ma dicendo. questo veramente fa. Forse devo farlo venire di nuovo a Edimburgo per fare Che ore sono le adesso a Los Angeles? È 2 del mattino. Perfetto, lo chiamo. dichiarazioni. Infatti sì, Shervas dice, secondo me si gestiranno il tutto con gli spin-off sui vari Sì, personaggi. ma allora, sai cosa? Sono d'accordo, però anche lì, quando parla di mettere le mani avanti, cioè, guarda che è molto ambizioso. La Warner non è ancora la Warner, e dico No, lo so. Warner perché dire HBO non è corretto comunque, non è riuscita ancora a fare una cosa del genere, a gestire un multiverso, Ma chiamalo universo infatti... del genere. Cioè, non sono riusciti manco a fare 4 film, uno di seguito, quindi già è ambiziosa la serie, perché devi creare qualcosa di così bello da far appassionare i fan vecchi e i fan nuovi. Esatto, Fanno nuovi. e per un prodotto che è già iconico di per sé. Lo Non è che hai so. bisogno di un non è un prodotto che non ha funzionato, ha sempre funzionato, quindi è tosta. E oltre a quello, No, ecco. scusa, No, mi sono pensavo avessi dimenticata. finito. No, vai, mi sono Stavo dimenticata. leggendo, Mi scusami. sono dimenticata. Dai, non No, te fai lo giuro, l'offesa. non mi ricordo che come volevo andare a finire il discorso, ma hai Sicuro. interrotto il flusso, Vabbè, hai rotto tanto ora tieni in il ritmo. mente, secondo me, dice Chiara, la focalizzazione non sarà esclusivamente su Harry a differenza di libri e film, però, sempre il mio parere, non si lanceranno a introdurre troppe scene storiche che si allontanano dal centro della storia, magari derivanti da Potter, ma per quanto sarebbe bello. Ma Ah sì, infatti sarebbe... semplicemente degli Sì, dei input dettagli. magari, nel senso
no, ma Pottermore, certo. c'era quella bellissima storia sulla McGranitt, su Lupin. Non è che devi farmi un No, flashback solo sulla McGranitt o su Lupin, però se la McGranitt parla, se Lupin parla, la butti lì, sì, il fatto di come l'hanno morso, esatto. lei, cosa le è successo, perché è fatta 2 secondi. Ma anzi, cioè la parte più enciclopedica di quello che ha diffuso la Rowling nel corso degli anni è proprio quella che va ad arricchire cose che già sappiamo e che gli dà ancora più Certo. sostanza, capito? Quindi, come dicevi Sì, tu, non è che voglio, anche. come ha detto Lady Hawk prima, prendo esempio, che mi metto la scena dalla Tonks e Lupin che la Rowling ha scritto in Pottermore, che ha scritto proprio lei di mano sua. Però se me la mettono, cioè, 2 secondi, non ci rimango mica male. Sì. Insomma, ecco. Diego piacerebbero delle digressioni, quindi a differenza di un'ipotetica serie di fondatori, figa quanto vuoi, ma se me la metto random mica sa meno rispetto a un Esatto. racconto del racconto, assolutamente, ma come sarebbe bello poi fatti dei flashback fatti bene su altre Potresti cose. fare qualcosa del genere a seconda della stagione. I fondatori, puoi fare un approfondimento se fai la serie sulla Camera dei Segreti. I malandrini, dopo la terza stagione, puoi buttarceli dentro. Un qualcosa di approfondimento sull'Ordine della Fenice originario, ce lo puoi buttare dentro. Qualcosa sulle Sì. scuole di magia nel quarto. È tutto molto già ostico così com'è, Ma però faccio un sarebbe esempio, visto che noi figo. sappiamo di altre scuole di magia internazionali, quando parlano del Torneo Tre Maghi, possono anche citare altre scuole dicendo che, Certo. cioè, senza chiudere la prospettiva, anzi allargandola ancora di più, però almeno sarebbe, è bello usare quelle informazioni così, capito? Per Certo. arricchire ancora di più la narrazione. Ovviamente ci sarà Harry, di Pucinami, ne ho fatto faia. Prepariamoci ai Voglio meme. Silente che lo schiaffeggia di brutto stavolta. Incazzatissimo. Sì, esatto. 10 episodi, dice Chiara, alla fine non sono così tanti per approfondire tanti aspetti. Assolutamente. Shervaz, HBO con il Trono di Spade ci aveva preso far uscire un episodio a settimana, così da far hypare lo spettatore. Sono E non come fanno d'accordissimo. molte piattaforme a mettere tutta la stagione subito, così perde di valore le persone dopo 2 giorni alla fine di guardarla. Sono d'accordissimo, anzi. Anche se perfino Netflix con la stagione di punta che è Stranger Things l'ha fatto il passo indietro, ha fatto parte 1 e dopo 3 mesi parte 2, perché era così, cioè, giustamente, dai, è marketing, devi farlo. No, certo, ma hanno fatto bene secondo Sì. me, ma lo stanno facendo anche con Bridgerton, ad esempio, Sì. la parte 1 e poi dopo un mese e 2 o 3 giorni fanno uscire la parte 2, così devi fare almeno un abbonamento, fondamentalmente. Esatto, Ma fondamentalmente è quello. nel senso, se le prossime stagioni della saga dovessero avere bisogno di più episodi, possono pure farne, che sono 12, ok, 14, e fanno parte 1 e parte 2, capito? Nel senso, per dare ancora più No, di... un altro anno. No, parte 1 e parte 2 è una Ah, distanza di tot mesi, capito? ok. E, a voi, dice Nicola, come piacerebbe l'estetica della serie TV? Io spero in un'estetica che si basa molto sulle illustrazioni di fine anni 90, inizio 2000, pre-film. Io voglio degli esempi visibili di sta roba, Nicola, perché devo un attimo inquadrarmela. Allora, Forse tipo quelle carte della collezione, quella parte io spero lì. sia un po' più sporca, nel senso, Io pure, brava, la stessa cosa sì. stavo dicendo. Cioè, la voglio la magia, cioè non voglio come gli animali fantastici Silente che se ne va in giro come un banchiere, parliamoci. Però Esatto. una cosa un po' più sporca, un po' più gotica, come magari nel secondo Animali Fantastici poteva essere Green, qualcosa di molto magico, ma non così placcato, laccato e pulito. Qualcosa di bello, Certo. cioè si chiama Urban Fantasy, più o meno, vogliamo mettere il genere quel. Fammelo Urban Fantasy, sporcamelo un po' di più. Vero. Cioè, nel senso, non è vero che ho il dente avvelenato con la costumista, però, cioè, diciamo che vedere Harry che va alla ricerca degli Horcrux o fa altro e che ha sempre sta giacchettina e la felpina azzurra, dopo un po' ti fa uscire un po'. Basta, ce la faccio, se vedo un'altra felpa azzurra addosso a Harry, dai, matto, ce la posso. Ma anche gli stessi professori, la toga, qualcosa che gli uniformi, però qualcosa di un po' più Un sporco, non po' mi viene più altra. esatto, tu cosa intendi con sì. È sporco, Alice? come sono i maghi nei libri, cioè li vorrei un po' più vicini. Mi rendo conto che l'estetica dei maghi nei libri al 100% non può essere riprodotta, però qualcosa che almeno sia una via di mezzo rispetto alle cravatte tutte pettinate dei film, alle camicie tutte pulite e stirate, non perché Sì. siano degli sporcaccioni maghi, però te li fanno vedere, cioè, con tutte le toghe nere, cioè, ad esempio il fatto che gli adulti non indossano i jeans, non indossano comunque i pantaloni, quindi
Cioè, avvicinatevi un po' più a quello stile. Esatto, perché urban fantasy, però non è solo urban, deve essere anche fantasy, cioè insomma era solo urban ultimamente, cioè. Esatto, era solo Urban, anzi, era proprio Guarda, banchiere. l'ultimo sprazzo forse nella saga, secondo me, di urban fantasy, cioè è un po' forse Tonks nel quinto, cioè quella cosa che la vedi che sì, può farla panchettona per strada, però c'ha qualcosa, il cappotto lungo, qualcosina di magico, però lei è già più urban, quindi da lì andare ancora più verso qualcosa di magico, di fantasy, di classico Certo. mago. Ah, ecco le Nicola illustrazioni. dava, sì, questo stile qui, dice. Ma sì, ma che differenzi, come ha detto anche Alice prima, un po' gli adulti dai ragazzi, se no, cioè i ragazzini che stanno, cioè io voglio capirlo perché nei film Ron si veste uguale a Harry, Harry vive da babbano, Ron vive da mago, capito? Cioè quella cosa che ti faccia capire qual è la differenza di quei mondi a un certo punto. E poi ci vorrei un po' di gotico, alla Quaron, cioè quella cosa umida, le vetrate, quel gusto così scozzese che ha tipo il terzo film, quello, le zucche, capito? Banalmente, proprio a livello di Harry, quello, a livello di, non so, immaginario generale, qualcosa di molto simile al terzo Tutto film. paiolo magicoso, Sì, capito, io capito? voglio vedere andare in giro a bersi una burro birra in un posto che puzza di paiolo magico, capito? Sì. Dice Invece lì è tutto molto bar, fine, ho capito, però. Shervaz, devono essere eccentrici non come negli animali fantastici dove non distingui i maghi dai babbani. Capito? Cioè, un pochettino di spinta in più, ma basta poco. Il secondo di animali ci aveva abbastanza preso con alcuni costumi. Grindelwald stesso, la tipa gnocca che non mi ricordo come si chiama. Lita, Angie. No, Ah, no, scusami. certo, no. Lita Angie, no, Lita Lestrange, Zoe Kravitz. Vinda Poppy, 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 Vinda, Linda. grazie, Poppy. esatto, grazie. Pure Lita era conciata bene. Sì, ma parlavo di Vinda Sì, Rosier, sì, basta un sì. cappello a punta smeraldo, capito? Qualcosa che di stregonesco, cioè, non lo so, vabbè. Sì, ma sono d'accordo. Wow, Riccardo sgancia una bomba. In che senso il tuo costume da Santos per Animali 3 l'hai usato anche su Wonka? Ma che? Cioè, ti rendi conto di quanto era babbano quel costume? L'hai usato sia per Harry Potter che per Willy Wonka. Ma in che Intanto, mentre senso? risponde, torniamo un attimo a noi perché avevo altri spunti da condividere. Perché dopo il 12 aprile, il 17 aprile è arrivato un articolo del Times che diceva che i casting della serie sarebbero cominciati dopo circa 9 mesi rispetto all'aprile, quindi Ora. praticamente a gennaio, ok? Però che succede? Poco dopo. Din don. Succede, inizia lo sciopero degli sceneggiatori che ha paralizzato Hollywood per un bel po' di mesi. Il 2 maggio, è stato indetto lo sciopero che è poi finito A quale dopo lo sciopero anche gli tipo in attori, autunno. quindi c'è. Poi c'è stato lo sciopero degli attori, quindi in sostanza, Hollywood è rimasta bloccata per un po', quindi la ricerca dello sceneggiatore è stata rimandata. Ok, dobbiamo aspettare addirittura gennaio, il 20 gennaio, per avere qualche informazione sugli sceneggiatori della serie di Harry Potter. E inutile che vi parli un po' di tutti i nomi in gara, arriviamo agli ultimi tre candidati che aspirano al posto di showrunner e sceneggiatore, che sono Tom. Scusa un attimo. Cioè, sono Ecco scritte, qua, arrivano. Tom Moran, che ha creato la serie BBC di Devil's Hour con Peter Cavaldi, Kathleen Jordan, che ha scritto la serie Netflix Teenage Bounty Hunters, sì, nel senso non sono nomi di rilievo per il momento, e Parte. poi c'è Francesca Gardiner, per cui tutti facciamo il tifo, mi raccomando, facciamo il tifo per Francesca, Hashtag Francesca Gardiner come showrunner. perché ha scritto L'uomo nell'Alto Castello, la serie Queste Oscure Materie, ha prodotto Killing Eve e Succession. Quindi Sono nomi un pochettino un quella po' più. con il Ma curriculum migliore è Francesca. anche come Quindi. prodotti sono veramente vicini a una versione molto matura. Cioè, questo Oscure Materie è un fantasy, la versione. L'ultima versione, piacere o non piacere, comunque ha anche lì come showrunner
ha un'uniformità di carattere e una maturità visiva che ti fa subito capire che prodotto è e ti fa dire ok, questa cosa mi piace, non mi piace, quindi ci sta, secondo me. Esatto, è stato escluso dalla corsa Michael Leslie, che aveva scritto Hunger Games, La ballata e l'usignolo del serpente, però nel senso ora la scelta cadrà su questi tre sceneggiatori e una decisione sarà presa entro giugno, quindi nel senso ora siamo a Ah beh, a marzo, posto, altri 4 mesi. noi siamo, sì, entro giugno, magari succederà a breve, però nel senso la Domani. ricerca deve assolutamente terminare entro giugno perché a quanto pare a giugno già dovranno avviarsi un po' di cose, quindi ora vediamo un po' su chi deciderà di puntare la Warner, però è inutile dire che spero che in pole position ci sia Gardiner. Dai, è E Francesca. poi che succede? Che il 23 febbraio, quindi pochi giorni fa, sì, è passato quasi un mese in sostanza, non sembra, David Zaslav annuncia in un'intervista E che cosa che la annuncerà serie mai? punta a un debutto nel 2026, quindi fra 2 anni Punta, non da è detto. Per citare lo sì. Sbarionerelli, può essere. Non è che non può essere. Può essere. Non vediamo l'ora di condividere un decennio di nuove storie con i fan in tutto il mondo su Max. Puntiamo a un debutto nel Non 2026. vediamo l'ora di avere i vostri soldi assicurati per altri 10 anni senza fare niente di nuovo. Ci vediamo su dai. Dice Tasso Grasso, ciao uno e ciao Tasso Grasso, Ciao, però Tasto Grasso! nel senso io spero che, che arrivi nel 2026, perché ora ci facciamo un attimo di calcoli, ok? E poi leggiamo anche un altro po' di E commenti. fai i calcoli. Perché nel senso ho fatto qualche 2 più 2 e come riferimento ho preso una produzione simile, che è quella di, ecco, House of the Dragon, perché parliamo di un budget simile, parliamo di un progetto comunque si portava sulle spalle un brand come il Trono di Spade e 10 episodi, perché non hanno confermato il numero di episodi della serie di Harry Potter, però credo che saremo intorno ai 10. Quindi vediamo un attimo, allora, nei calcoli leggiamo House of the Dragon 10 episodi, inizio casting luglio 2020. Metti che indicativamente fanno così anche quest'anno, nel senso che a giugno hanno lo sceneggiatore e iniziano a fare casting verso luglio-agosto. Sì, nel senso dobbiamo andare a ritroso rispetto a quando ci aspettiamo che la serie debutti. Se Ah. immaginiamo che la serie di Harry Potter debutti nel 2026, però direi più verso, diciamo, Fine. ringraziamento Natale, ok? Se seguiranno la stessa linea, 2 Sono già in anni ritardo. prima, aspetta, no, 2 anni prima, sì, sono sicuramente in ritardo. 2 anni prima l'inizio del casting vuol dire che il casting deve cominciare, diciamo, a fine 2024, ok? Almeno. Fine 2024. Vabbè, comunque qua leggiamo, fine casting dicembre, ok? Ci sono comunque voluti. I casting sono durati un bel po' per House of the Dragon, anche perché poi alcuni sarebbero rimasti per un bel po', Esatto, quindi ma anche con Harry, succederà lo stesso cioè con con Harry Harry. fare un casting che ti dura 10 anni per personaggi come Piton, Silente, McGranit, i Esatto, protagonisti, quindi cioè, nel senso devi quindi avere 10 anni assicurati. qua ho scritto casting 20-24 mesi prima rispetto al debutto della serie. Le riprese sono cominciate fine casting dicembre, inizio riprese aprile, pochi mesi dopo. Giustamente, Ok, costumi, trucco, parrucco, esatto. tutto Inizio quanto. riprese aprile 2021, fine riprese febbraio 2022. Ci sono voluti 10 mesi per le riprese, però credo che questo lasso di tempo includa anche delle riprese aggiuntive. Quindi è possibile che fossero già finite tipo prima di Natale e poi sono tornati sul set. Debutto agosto 2022. Quindi in totale ci sono voluti 17 mesi di lavorazione, ok? Perché dall'inizio delle riprese al debutto ci sono voluti 17 mesi. House of Dragon ha avuto comunque una situazione simile. Inizio riprese aprile 2023, fine riprese fine settembre. Quali riprese sono durate di meno? 6 mesi. Però un celestino ci dice che Un ora celestino. un celestino ci dice che sono in corso le riprese aggiuntive, quindi marzo, ok? Cioè ora sono in corso. I E celestini sono sempre in giro. esatto, e lancio giugno 2024, quindi in totale di lavorazione parliamo di 14 mesi. Dall'inizio delle riprese al debutto parliamo di 14 mesi di lavorazione. Quindi tra i 14 e i 7 mesi, una media di 15-16 mesi dall'inizio delle riprese. Però come dice Chiara, qua ci chiediamo anche
quando hanno iniziato il casting, quando hanno iniziato, cioè, la serie, a che punto era il livello di scrittura? Perché con Harry sappiamo che non c'è ancora scelto lo showrunner, quindi siamo un pochettino in Sì, ritardo. ma infatti nel senso il motivo per cui secondo me si sono fissati giugno come data è che sanno che devono scriverla assolutamente sta serie, capito? Perché nel senso chiaramente certi ruoli puoi scritturarli anche senza aver bisogno della sceneggiatura, però cioè la sceneggiatura è una cosa fondamentale, quindi c'è assolutamente bisogno di scriverla. Ma si è visto ultimamente a Hollywood quanti casini di riscrittura la sceneggiatura, l'abbiamo scritto, l'abbiamo fatto vedere al pubblico, ci sono delle serie, per chi segue magari l'ambito Marvel, come Daredevil, scritte, girate e rifatte da capo perché non piacevano. Quindi per evitare situazioni del genere, cioè dovremmo avere una sceneggiatura abbastanza solida fin dall'inizio, insomma, per evitare di aspettare un altro anno in più. Quindi... E quindi nel senso andando un po' a ritroso, allora se immaginiamo che la serie di Harry Potter esca ringraziamento Natale 2026, vuol dire che allora fra fine 2024 ma più inizio 2025 si terranno i casting. Così tardi. Così tardi. Allora se a giugno scelgono, facciamo che a giugno scelgono Il lo showrunner. showrunner. Deve scrivere la sceneggiatura. Devo scriverla. Devono iniziare poi a fare i sopralluoghi, concept, Certo, parte di sì. concept, scenografie. Quella è una cosa lunga. Ma penso che trovare Harry, Ron e Hermione sia ancora più ostica come cosa. Non per Assolutamente. togliere assolutamente il valore alla preproduzione che è fondamentale, ma purtroppo, visto il grado di popolarità dei personaggi stessi e del brand, cioè, comunque ti giri, pesti una merda in questo caso, perché non andrà mai bene il casting di Harry, Ron e Hermione, anche nel caso sia perfetto, questo è sicuro. Quindi, cioè, è una cosa abbastanza grossa. Sì, però allora, il discorso è che se vogliamo la serie a Natale, vuol dire che E chi le la vuole? riprese a Natale 2026, vuol dire che le riprese devono cominciare, diciamo, fai agosto 2025, ok? Quindi i casting devono essere questa volta molto più a ridosso della produzione, perché devono essere tutti innanzitutto bambini, ok? E non posso scegliere il trio a dicembre se giro a giugno, capito? Cioè, ha molto Vero. più senso che Li quando tengano più scelgo, piccoli sì, possibili. che approfitto per tenerli possibili. Quindi, se il casting comincia a dicembre, magari cominceranno come è successo per la saga di Harry Potter, con i volti storici, con gli adulti, gli insegnanti, e che poi scelgano, faccio un esempio, ad aprile il trio e maggio-giugno girano. Cioè, se vi ricordate, il trio di Harry Potter fu scelto ad agosto 2000. No, 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 era agosto 2000. A 2000, 2000. Ah, settembre hanno girato il film, a dicembre sì, è uscito Natale 2001. 2001 è uscito il film. Ok, però considera che loro sono stati scelti praticamente ad agosto, cioè, capito? Quindi veramente, veramente a ridosso, sono stati annunciati, ecco, verso la fine di agosto. Qua suppongo succeda la stessa cosa, credo abbia senso. E quindi se iniziamo a farci due calcoli, oh, comunque si devono dare una mossa. Nel senso Diciamo che non che hanno il margine di spazio per potersi permettere eventuali ritardi, per niente. esatto. Però nel senso se vogliamo che tutto quadri, devono cominciare Quindi comunque sarebbe fine 2026. Secondo me sì, secondo me sì. E O si sbrigano, ma si poi sbrigano a livello tanto. commerciale è la cosa più logica portare Sì, è Harry vero. Sì, Harry Potter sta di in Natale. TV verso Natale. Sì, è vero. E ringraziamento comunque periodo delle feste. E gli dà anche margine per fare le cose a dovere, almeno per la prima stagione, perché suppongo anche che inizieranno già a scrivere la sceneggiatura del secondo, Ma quindi guarda solo anche House of the Dragon, così come qualsiasi progetto seriale, è ovvio che la prima stagione è sempre la più incasinata, cioè devi un attimo prendere le misure di come sarà tutto il e lavoro. soprattutto tu inizi a costruire tutti i set che si serviranno per tutte le Esatto, stagioni, capito? quindi giochi d'anticipo. Quindi almeno ce li avranno lì, però ecco, ci vuole. Ah, ecco, alta speranza, mi è venuto in mente, Vai. parlando di casting, alta speranza per la serie di cui non mi interessa niente.
l'età dei personaggi. Io spero che prendano, visto che sanno che andranno avanti 10 anni, non voglio che prendano per Pito un uomo di 50 anni. Ok? Vero, vero, devono Esatto, essere nel giovani, senso, li cavoli. vogliamo tutti bene, alla Rickman, a Gary Oldman, a tutti quanti, perché Devono essere sono dei trentenni. stupendi. Però che cavolo! Cioè, io devo credere che la McGranit possa lottare all'ultimo sangue, nell'ultimo film. E io Maggie Smith l'amo e lei sarà sempre la mia unica McGranit. Però non puoi prendermi di nuovo una donna troppo in là con l'età o un Piton che, appunto, ripeto, cioè James e Lily, cioè genitori giovani, ammazzati giovanissimi. Io quel dramma devo Devono sentirlo. essere dei ventunenni, devono Esatto. avere 21 anni. Mamma mia, se Devono pensi che... essere più piccoli di me. Cioè, quando Lupin dice a Tom sono troppo vecchio, non deve avere 50 anni, deve avere la nostra età, ok? Che ci stiamo avvicinando. Abbiamo già superato i 30. Quella deve essere l'età. Nessuno di loro deve superare i 40 anni. Ma Tonks quanti anni ha nell'ordine? 23? 25? 23? 20? Aspetta. Nell'ordine, Sì. lei è quanto Charlie, Ah. quindi lei è quanto Charlie, quindi considerate 22. 22, sì. Mi sì. ricordavo 22-23. Ho fatto il calcolo al contrario. Leggo un attimo un paio di commenti arretrati, ragazzuoli. Allora, sì, dice Fabio, soprattutto Quindi. non devono esserci pandemie, scioperi, calamità naturali. Vediamo, non E la lo so. vendita della Universal, esatto, perché se chiudono i parchi della Universal qua c'è un casino, Sai quindi che casino se sai che chiudono i casino, parchi. eh? Se chiude la Universal, chiudono i parchi a tema Orlando, in Giappone, in Cina, in America. Shervaz, spero che gli attori siano per lo più britannici. Qua credo che varrà sempre il discorso storico della Esatto. Rowling con attori inglesi. Ma è anche giusto nel senso che il mercato americano ha una serie di prodotti enorme, cioè per una volta che il mercato può andare a pescare nel Regno Unito, che peschino nel Regno Unito, anche perché sono più bravi. No, non è detto, però nel senso, dai, sono bravi, hanno una scuola di teatro eccezionale e hanno attori di ogni età eccezionale. Mi è venuto in mente che in effetti se Tonks dovrà avere 22 anni, 23 anni, tra 5 anni, mi sta dicendo che la Tonks che ci sarà in questa saga al momento ha 15 anni, 16. Sì. Oh mio Dio. Mi sento Oh, veramente, Madonna. veramente vecchia. Mi sento veramente vecchia in questo momento. Quando ho iniziato a leggere la saga, non avevo. No, vabbè, senti, no, lascia Oh, stare. Madonna. Ti È prego. No, non vero. voglio pensarci, non devo fare questi pensieri. Ciao Marti, ciao Fortis. Sì, Marti! ci siamo. Recuperati la diretta perché è molto divertente, c'è un sacco di dissing. Voglio la scena dove Lily e James Potter fanno il gender reveal party. Madonna, che bello! No! Voglio scena Sherbaz, Voglio un il loro sorriso. matrimonio. Mamma mia. Io spero che siano fatti veramente bene le scene che vediamo nel pensatoio. Ma pure Cioè, io. quelle devono essere fatte veramente bene. Ma perché poi c'è, Il peggior ricordo ammettiamolo. di Severus Eden. Ma perché c'è un fascino nei missing moment, ok? Ammettiamo, la parte bella di Harry è Harry, ovvio. Ma quel fascino che hanno i ricordi, il pensatoio, le lezioni di occlumanzia, Troppo, quel troppo fascino che ha la bello. storia dei fondatori, i racconti di Sirius sul padre, c'è qualcosa di affascinante nel passato. Quindi, cioè, spero siano alcune delle cose più belle della serie, sinceramente, Io che non mi spero interessa. gestiscano bene tutta la parte dei ricordi di Riddle, perché quella si è Riddle. fatta bene, quella parte, quel Bellissima, giallo, quel mamma. Quel thriller, bambino che scopriamo ammazza altri cosa bambini. dice, cioè, se... Mamma, il Alla sesto, fine tutti i ricordi. la serie cioè, la serialità in questo senso ti aiuta tantissimo perché poi tu puoi giocarla anche con le Vero. frasi finali ad effetti, colpi di scena. No, se è fatto Scusa. bene si può fare veramente qualcosa di bello. Veronica, Alice ottantenne che vede i ricordi di Pito nell'ultima stagione, le scene lacrimuccia. Esattamente così. Che piange, dice sempre Esatto, ma anche poi esatto, anche gli anni, capito? lei. Esplorare anni diversi, cioè quando sono i ricordi nella saga cinematografica, non percepisci che sono ricordi così indietro nel tempo. E invece parliamo di veramente con Voldemort degli anni 40, parliamo degli anni 80 con Lily e James, cioè è qualcosa di molto molto figo a livello anche di patina, di identità della serie, spero ci sia, sinceramente. E,
La Meg Ryan, quanti anni ha nella serie la Meg Ryan? Nei libri la Meg Ryan? Non Allora, abbiamo preso, allora, ho fatto il calcolo e non potrebbe essere Animali Fantastici tecnicamente. No, Quindi, apriamo questo non apriamo questo discorso. Diciamo che non ha l'età che aveva Maggie Smith, così come Piton non aveva l'età che aveva la Rickman all'epoca. Allora, Semplicemente svecchiare 10-15 anni tutti. no, in teoria la McGonagall dovrebbe, la Meg Granit dovrebbe essere nata intorno al 35, sulla base dei calcoli dei libri. Quindi inizio anni Però, 90, sui 70. appunto, una settantina d'anni ce li ha. Esatto. Però non di più, ecco, non diamo la McGonagall con 150 anni. Martina sottolinea che poi c'è anche il tracollo fisico di Silente, che negli anni 30 è Jude Law, e negli anni, poi qualche anno dopo, è Michael Gambon col Però caschetto. quello che posso dire è che ora veramente non hanno più la minima scusa per fare le cose male, nel senso che oramai Vero. hanno una visione generale di tutta la saga. Non lo so, Non Mirko. esistono più scuse, cioè c'è poco da fare. Prima Senti, c'erano le non scuse, ora sono più no. scuse, è Mirko, vero. ma non sono Perché scuse. Si hanno. tratta di saper fare le cose o non saperle fare. Abbiamo centinaia di serie TV prodotti che sono al 40° reboot, remake, sto cacchio, adattamento, live action, e fanno schifo. Se dopo tre versioni di, sparo un nome a caso, Batman, non ci hai ancora preso? Dopo la 40ª volta, vuol dire che non l'hai capito per niente e non lo capirai mai, perché purtroppo vuoi fare qualcosa che, sì, bello lo spirito di Harry, sì, sappiamo come va a finire tra Piton e Lily, sappiamo che, però quanto fa figo la Meg Granite più, però quanto fa figo vendere questa cosa come, però quanto fa figo far dire a Piton questa cosa anche se è una cagata, capito? C'è sempre, ovvio, dipende dallo studio, dipende da chi gestisce la cosa, però non hanno scuse, ma quindi vuol dire che ogni cosa che hanno fatto male è perché la fai male, basta. Cioè. Se succederà, sì, nel senso che saranno errori di giudizio oppure non lo so, però ho capito, cioè se mi fai, non lo so, se sbagli l'età dei personaggi Ma oppure vogliamo il non c'è feeling, coerenza, dai. lo so, ma secondo me sicuro alcune cose dovranno per forza cambiarle, ma come è successo alla serie di Percy Jackson, nel senso che anche se c'è l'autore coinvolto, l'ha comunque stravolti i libri, la nuova serie Disney Plus, quindi non ci mettere la mano sul fuoco che tutto sarà fedele. Però Esatto. quando si tratta di personaggi che hanno tagliato nei film, perché poi dopo Capisci che sarebbe, cioè, la Rowling, Villefleur, tipo, sì, nel sì. senso Sì, ho anche. capito. Oppure quando la Rowling ci ha messo Creature, però poi alla fine non è che abbia fatto chissà quanto. Oppure Grop, che alla fine è stato inutile. Mamma mia, troppo. Oppure, non lo so, Vabbè, anche solo il abbiamo fatto visto di tante dare più cose. giustizia a personaggi, nel senso che noi esiliamo e scherziamo, però guarda il secondo, cioè, per quanto può essere fedele il secondo film al libro perché è una copia carbone, comunque non hai azzeccato il personaggio di Ginny e non l'hai azzeccato dal secondo in poi, non l'hai mai azzeccato il personaggio di Ginny in tutti i No, è film dal vero. secondo in poi. Sì. Quindi già anche lì il secondo, visto che Ginny ha nel quinto libro tirerà fuori il suo trauma dalla possessione di Voldemort, cioè fallo capire, fammi vedere Ma questa ragazzina ti faccio. disturbata che Sono d'accordissimo. soffre. Infatti, ti faccio un altro esempio. Se nel finale è importante tutto il discorso sulla lealtà delle bacchette, non aspettare l'ultima serie per raccontarmi come funzionano le bacchette. Cioè, inizia già dall'inizio a darmi un po' dei dettagli sul fatto che siano. Ok, Beh, quindi ricordiamo pure. che l'ultimo libro è uscito quando hanno fatto il quinto film, quindi col sesto, sette parte uno, sette parte, potevano comunque giocarsela e non l'hanno fatto. Certo. Sì, oppure Ma la anche. storia dei fratelli, cioè mettimi l'easter egg di un libricino da qualche parte, faccio un esempio, però sono cose che riescono ad arricchire ancora di più, secondo me, la narrazione, soprattutto poi per il fan. Gli stessi easter egg che ha inserito la Rowling, no? Che magari sono cose che non sapevano quando, perché non erano ancora usciti tutti i libri, però ad esempio, no, nel quinto, quando trovano il medaglione, cioè Il inseriscimi lucchetto, questo, intendi? no? Il lucchetto, esatto. Oppure quando viene citato Peverell nel sesto, cioè
mettile queste cose perché, Anche, cioè. sì, ma anche cavolo, tipo quando mi fai vedere che Harry deve prendersi la copia di Animali Fantastici dove trovarli, sul retro ci metti la foto di Redmayne. Io sono contenta. Cioè, nel senso, Lo cavolatine che ti so, fanno fare un però universo. Però è di Redmayne nell'universo dei film. Cioè, mi devo separare l'universo dei è film da quello. l'universo Ho capito, ma cinematografico. non mi puoi mettere un'altra faccia. Lo so. Cioè, no, basta, recasting. Oppure, come dice Marti, datemi Charlie Weasley, nessuno si farà male. Sì, vogliamo Charlie il Domadraghi, assolutamente. Bill e Fleur. Bill e Fleur, ma un Bill che abbia senso di esistere, grazie a Dio, Mamma mia, perché. veramente, deve aver senso, cavolo, Bill è importantissimo. Cioè, no, veramente. Non. Ma anche parlando appunto di tematiche, tutta la parte di. Da Greyback e Lupi Mannari, cioè quando nei libri arriva Voldemort, quando c'è il momento in cui lui recluta le creature oscure, nei libri lo percepisci, Lupi Mannari da una parte, creature di qua, così là, incidenti, nei film non lo senti per niente, cioè sentire questa attività di magia nera che torna in certi momenti sarebbe carino, sarebbe molto carino, quindi contestualizzare tutti i personaggi. L'albero genealogico di Sirius, cioè. Io volevo fare un piccolo giochino, Oh! dura pochissimo. Dura poco? Allora, supponendo che la serie debutterà nel 2026 Quando esce il e trailer? si concluderà nel 2036, qu Ok. quanti anni avrete nel 2036? Aspetta, devo capire quanti anni avrò nel A me è 2026? facilissimo. 30. A me è facilissimo. Perché tu sei 36 anni. 2000, 2036. Aspetta, Io 36 un anni. attimo, aspetta, io ho 8 anni in più di Alice, lei ne avrà 36. Tu ne avrai 44. Vabbè dai, sarò ancora nei miei 40. Yeah. Ok, io 45. Ci sta. Belli 45, hanno castato metà del cast di Avengers ai 45 Dai, anni. non sono, non Potresti sarò. essere il nuovo Iron Man e non lo sai Non a sarò 45 anni. decrepito, dai. Ok, leggiamo. Porco Barry, mangia morte. non ti preoccupare. Smortino 38. Chiara Gro non ne parliamo proprio. Ma smettila, Chiara, Pure no, sei la nostra Fabio. compagna. Pure Fabio 45. Vediamo chi scavalla. Ecco, Veronica scavalla sopra i 45, E vabbè, siamo lì, siamo lì. 47. C'è gente qua che non avrà neanche 30 anni. Sì, Shervaz, cioè, parli tu. Prossimo mese vado per i Non ti. 29, mi sento una Supera i locusta. 30 e ci Ma rivediamo qua. che. Tasso grasso 43. Ma saremo ancora qui a fare le portus dirette, vero? Ovvio. Guarda, Barry, pensavo che nel 2011. Con la fine della saga di Harry Potter avrei smesso di lavorare a Perché Portus. lavori? Ah, scusa. Nel Ah, ok, senso. no, chiedevo. Sì, è lavoro, Angie, anche se non sono retribuito, è lavoro. Sei un artista, ma ti pagano? No, però sono un artista lo stesso. Quindi, Quello che mi dico non sempre. ci metto la mano sul fuoco, però se ci sarò quell'anno, mi sa che faremo ancora dirette. Comunque dai commenti mi sa che saremo tutti tra i 35 e i 45, cioè come media, ok? Quindi, cioè, avremo l'età. Madonna, Aspetta, che c'è? Ma Checco, io sono nel 92, ma la Sprite che ne pensa? Checco, se a 45 anni saremo ancora qua a guardare parlare di Harry Potter, non lo so, cose brutte. Pensavamo tutti che Harry Potter ci avrebbe abbandonato nel 2011, e solo voi potete capire la mia angoscia di quel periodo. Assolutamente, Veronica, tantissimo. Anche perché ricordo quegli anni, adesso voglio gli scorci da vecchi, in maniera devastante, perché erano finite un sacco di cose, cioè era coincisa la maturità, la fine della saga di Harry, c'era un misto di cose che mi hanno fatto dire, oh mio Dio, diventiamo adulti, invece no, perché 10 anni dopo siamo qua e sono esattamente dove ero nel 2011. Non è cambiato Hai niente. cambiato un cazzo. Comunque, i sogni sono rimasti lì nel cassetto da qualche parte. Siamo andati avanti in modo un po' meccanico. Come? Ma Marti, Questo allora. fa ridere allora, Fabio che dice: l'unica certezza siamo noi qui a 45 anni e Oxygen che fa? La vera domanda è se ci arriveremo al 2036. Mi piace così. Ma guarda, dopo il Covid, del domani non c'è certezza. Assolutamente. Marti, non andare a piangere, sarai la nostra 57enne e noi saremo i tuoi 47enni. Che male c'è? Cioè,
su via, ripeto, ragazzi, cioè, dai, veramente, non sto scherzando, cioè, hanno preso Robert Downey Jr. per fare Iron Man a 45 anni. È lunga la via, molto lunga. Che cavolo. È finito il gioco? Sì, allora volevo rispondere un attimo alla domanda Beh, posso di... rispondere a Sherbat? Sherbat, la nostra simpaticissima Miriam Margoyle, ha detto: Regà, che fate ancora dopo una certa adulti a guardare Harry? Ma non siete troppo grandi? Che No, aspetta, inquietudine! Ma ci stavo soprattutto. rispondendo a Ah, questo! hai detto Sherbat! Non ho mai detto Sherbat, volevo un attimo rispondere a quella domanda. Però non hai detto Sherbat, è Sherbat che l'ha fatta. Vabbè, Sì, allora, sei stata un po' uffa. riduttiva, allora, quello che ha detto la Sprite, quello che Che ha detto fa Miriam ridere perché se Margolis. cerchi Miriam Margolyes su Google ti escono le sue copertine stupende di una rivista in cui è mezza nuda a 80 anni e quindi fa schiattare da ridere. Quindi cozza un sacco. Miriam Margolis ha parlato con un giornale neozelandese del fandom di Harry Potter e secondo lei, ecco, ai fan dovrebbe già essere passata, cioè ha detto proprio They get stuck, ha detto. oramai dovrebbe essergli passata, insomma, sono passati 25 anni ed è per bambini. Credo che Harry Potter sia per bambini, ha detto. E poi ha detto rimangono un po' bloccati. Questo è vero, Infatti ha fatto assolutamente. riferimento al fatto che lei gira c'è un sito che si chiama tipo cameo.com. Sì, puoi chiedere a una star di dire ciao Gian Giacomo, buon compleanno dal tuo amichevole Spider-Man di quartiere, paghi una cifra e ti fanno il cameo. Potrei farlo, Giorgio Vanni lo fa, è molto Quindi simpatico. dice, io giro i cameo e la gente mi chiede di fare congratulazioni su un Matrimoni. matrimonio a tema Harry Potter. Io penso, oddio, ma come sarà la loro prima notte di nozze? Non voglio neanche pensarci, no. Ehi, hai una bacchetta nei pantaloni o sei felice di vedermi? Sì, antipatica. Sì, ha Vabbè. detto che sì, comunque la serie è strepitosa, ne sono molto grata, però è finita. It's over. It's Per over. citare Alan Rickman. It's over. Lei già aveva detto qualche mese fa, se vi ricordate, che Harry Potter per lei non è mai stato così importante. Ha detto: sono stata felice di aver avuto una parte, Tutto mi è molto piaciuto bello. farne parte, incontrare tutte le Però non persone. Insomma, ho recitato Charles non è Dickens. Charles Dickens di fatto. Alice che ride, però vorrebbe solo. No, mi sta facendo ridere la voce di Angie. Guarda, Ok. la botto a ridere. Ok, non risponderò a questa Non cosa. risponderà a questa provocazione. No, comunque, nei commenti sopra avevano giustamente detto cheat mia nonna. Assolutamente, ma la maggior parte del cast non adulto, ma anziano della saga è sempre stato molto affezionato, ma finiva lì, cioè nel senso non ci hanno mai, cioè io ripeto, adorerò sempre l'aneddoto di Maggie Smith che ha detto a una bambina quando le ha chiesto: "Ma tu diventi veramente un gatto?" Maggie Smith ha detto: "Pull yourself together, porco Giuda, che cacchio stai dicendo, bambina di merda?" Non ha detto così, ha solo detto "Pull yourself together" perché cioè regà, se chiedi a mia nonna di recitare a 80 anni Shakespeare è contenta, se le chiedi di recitare, di fare il coso lì, il maghetto, ma Sì, lo lo so. stesso Gianni Musi, il compianto fantastico, eccezionale doppiatore, voce di Silente, di Gandalf, anche lui non aveva mai compreso quello che c'era dietro la saga di Harry Potter. Ha sempre detto che era contentissimo, onorato, bla bla bla, ma ha sempre detto che, cioè, sì. È un mago, mi incasino con le pronunce, non so dire queste cose qua, e finisce, finiva lì. Non sta a loro, è un peccato non lo capiscano, però non sta a loro Beh, capire la saga di Harry, cioè, spero che lo capiscano generazioni un po' più in avanti. teoria, beh, cioè nel senso, essendo Harry comunque un'opera universale, Speri che potrebbero capirla arrivi, anche sì. loro. Esatto. Ma non so neanche se li ha Cioè, ci letti lei i credono. libri, capito? Nel senso. No, ovvio. Cioè, Se non dice sono. così, sicuramente non le ha letti. Esatto, capito? Cioè, un conto. Hai il Robbie Coltrane di turno invece che c'era affezionatissimo, li conosceva l'opera, capiva l'amore dei fan. Ma come avete detto voi anche nei commenti, cioè, Robbie Coltrane ha recitato nella saga. Miriam Margolyes ha fatto il secondo Sì, film ma e infatti nell'ultimo l'hanno presa di peso assieme a Emma Thompson.
Tu vieni qua a fare il cameo. Lei, no, non voglio. Ma Thompson, che ha dovuto truccarsi, mettersi la parrucca per dire... È andata. Lei, cioè, ragazzi, nel senso... Spreco, cioè, Emma Thompson, ok? Io non riesco neanche a avercela con loro. Anzi, ogni volta che mi smerdano i film, dico, ah, sta fa, viene fuori qualcosa di interessante. Ha scritto Fabio, siamo un pugno di sfigati per lei, eppure è lei quella che probabilmente ha guadagnato meno di tutti una saga da 8 film, con 4 pause in croce, quindi direi che deve rivedere il suo tema di oddio, sfigaggine. Non so, se non te l'ho pagata per il secondo. 60.000 sterline. Un cazzo. Sì. No, forse addirittura per due film, cioè per il secondo più il cameo 60.000. Perché so. C'era dentro anche il cameo. Lei ha rilasciato un'intervista veramente? Dicendo per la saga di Harry Potter sono stata pagata 60.000 sterline. Ora ah, non c'ho so. Ragione, adesso vai, vai da tutti i registi. Oh, raga, non ho capito. Niente, è veramente una miseria. È una miseria, madonna. Però... Cioè, Sherbert dice che Tom Felton chiede 650 euro per un saluto nel sito prima del cameo che dicevamo, cioè, in compenso, prende più Tom Felton per un cameo che... E anche Miriam Margolyes prende più per un saluto su cameo che per la saga di Harry Potter. Riferendosi al cachet, la nostra Miriam qualche anno fa ha detto proprio non ho mai fatto i milioni con Harry Potter, credo che sia solo successo con 3 o 4 persone del cast principale, esatto. Se li sono meritati, ma non il mio personaggio. Sono apparsa solo in 2 film e per interpretare la professoressa Sprite ho preso 60.000 sterline. Non sto brontolando adesso. All'epoca sì, sì. Giustamente. Ma quel ruolo mi ha reso molto famosa. È verissimo. E vabbè, è stata... Fabio, non smerdiamoci la Sprite. Diciamo che non ha peli sulla lingua. Esatto, e poi sono d'accordissimo sul fatto che si meritava più screen time, ci vuole. Ma sì, ma pure, esatto, come dice Lady Oak, anche Michael Gambon stesso, cioè... Hanno avuto un rispetto per la saga, ma non hanno mai vissuta come la possono aver vissuto non solo attori del cast, ma soprattutto i fan o chi l'ha vissuto in un certo modo. Cioè, è un attaccamento proprio diverso, non ti aspetti che... Dice Genamiala, poi nel tasso rosso quanto voleva guadagnare? Genamiala, il ban, guarda che ho bannato per molto meno. Berier, mi ricorderò sempre Verano, una convention che, vedendoci invisibili, ho disse alla conduttrice, ah, allora non sei matta solo tu, è un problema pure di tutti questi qua. Esatto, ma Verano, ricordiamo che sì. È andato a dire in giro, io non capisco, le persone mi fermano per strada, Verano, voce di Severus Piton, e mi chiedono di dire che il loro padre è un maiale, io non capisco, cioè le persone non stanno bene. Raga. Scusa, puoi dirmi che mio padre è un maiale per piacere? Intanto ultimo giochino prima di salutarci, che è semplice semplice. Cazzo. Semplice semplice. Dimmi che non ha a che fare con l'età però, no. Perché dite una scena. Ce l'ho. In tutta la saga, una però. Cioè, dovete proprio scegliere no, una. No, non è possibile. Io non ce l'ho. No. Allora la prima che ti viene in mente, Alice, però voi dite una scena. Alice, quella scena che se non ti metto nella serie sbrocchi e vai a prendere tutti a schiaffi. Ok, quindi scegliete una scena che non è stata mostrata nei film della saga e che volete vedere nella serie da tutti i libri e che vi farebbe molto arrabbiare se non ci fosse. Infermeria. La scena di infermeria? Assolutamente. Se, allora... Non mi interessa la serie, non sono fiduciosa, sono pessimistissima, però la fanno, quindi va bene. Ma se si azzardano tra 6 anni, no, che sei, tra 2 anni, tra 8 anni, se quando avrò 40 anni, se per il mio 40esimo compleanno io non avrò la scena di infermeria, la Warner, se non ha già stata comprata la Universal, la compro io solo per darle fuoco, va bene? Tutto a posto? Perfetto. Ok. Mirko? No, aspetta, sto ancora io. Ma dove stai ancora? Dai, non c'hai una scena. Ho fatto un gioco che però a cui non voglio... Io pure. intanto leggiamo i commenti. Scena dell'infermeria, regà. Ah, grazie, Ilaria. Allora, grazie, forse, mille. Allora, la prima che mi è venuta in mente, però veramente, cioè, mi sento male a dirne una. Dillo. Vabbè, comunque la prima che mi è venuta in mente è il discorso finale tra Harry e Voldemort. Il discorso, ci deve essere il loro dialogo. Ok, lui che lo smerda e lo chiama Tom, bellissimo! Allora, mi è venuta perché io nei libri ho avuto i brividi leggendo quella scena. Ed è il confronto fra Harry e Lupin. Oh!
bellissimo quel codardo. No, è stata, cioè, stupenda quella, cioè. Anche Bellissimo, perché, se non sbaglio, bellissimo. è uno dei primi momenti in cui Harry non solo mette in discussione, come succederà con Silente, i suoi mentori, ma li prende proprio a pizze in faccia. Cioè, gli sputano. È proprio bella l'idea di Esatto. mettere in discussione tutti quelli che hai visto come, diciamo, modelli, Eroi, eroi, adulti. figure, e Sì. rendersi conto che in realtà gli adulti non sono persone perfette, che sono, Certo. continuano a sbagliare, e poi prenderli proprio di petto e dire siamo un pezzo di Merda, merda. ma esatto. Un uomo che vi insegna ad evocare il Patronus, un codardo. Ma che bello! Oddio, è vero, mi viene i brividi. Bella quella scena, bella. Bellissimo. Bellissima, ci vorrà un po' di tempo Mamma mia, purtroppo. Sì, ci vorranno solo bellissimo. altri 9 anni, non ti preoccupare, va tutto bene. Allora, leggiamo un attimo. Scena in infermeria, dice Lady Hawk, quindi Grazie Lady Hawk, siamo sempre nello stesso team di sfigati io e te. Parlando di sfigati, siamo tra i più sfigati. Siamo dopo, solo per noi, solo Ginny Weasley. Sherbaz, la scena delle cucine. Mi piace. Vogliamo tutti grattare la pera. Ok, peggior Quadro con la ricordo di pera. Piton, Chiara Groh, intende Grazie. fatto bene, Bellissimo. perché si vede nel Fatto quinto. bene. Nel senso più o meno, no? Cioè, Poco. ecco, No, non si concordo. vede, dai, non Esatto, c'è, non come c'è. se non ci... Non No. pervenuto. D'accordissimo con Chiara, altra gettonatissima. Ma Anche Giudamian ci sta tu per benissimo. scena dell'infermeria intendi nel sesto O nel quarto? miglioramento della Allora, il Fenice quarto... oppure le strade si separano? No, no, Perché secondo me sono allo stesso livello. no. Concordo, perché il quarto mi è sempre piaciuto un sacco quella roba del... Ci siamo, ok? Siamo qui, sta succedendo, c'è quel sentimento di... Ora siamo nella merda, dobbiamo fare qualcosa. Ed è bellissimo. Ed è orribile che il quarto invece finisce con... Vabbè, vita senza Draghi, orribile. Però intendevo quella del sesto per motivi per cui sono di parte. E perché è Vabbè, tutto sì, molto ovvio. bello. Il lamento della Fenice, tutti che si ritrovano lì, due coppie che Poi, piangono, Molly con Fleur, Bill, Tonks, quella, Lupin. vabbè, Molly Flair è be bellissima, e Sì. poi vabbè, Tonks e Lupin, Ma è obiettivamente uno dei stupenda, loro momenti. iconica. Posso dire che se la Esatto. girano bene, quella scena avrebbe una carica drammatica fortissima. Vero, E cioè, fortissima. io spero ci siano degli attori in gamba, che sia Stavo girato per dirlo, bene, mannaggia! che sia tutto bello, ecco, sporco, gente che piange, gente Che si piglia incazzata. schiaffi in No, faccia. vabbè. Ecco, mia altra grande paura, vabbè, come tutti, cioè, se non la sceneggiatura, gli attori, nel senso che tu puoi avere il materiale migliore del mondo, ma se c'hai una meba ti rovina tutto. Non voglio dire, però già se sono adulti, Non è detto. cioè tipo, non so, Bill, come si chiama, Bill Fleur, almeno sono un po' più Fleur grandicelli. va a scuola, Ah, in effetti, immaginavo Cleman, che comunque era che adulta. è sua nonna Sì, praticamente, vabbè, sì. hai ragione. Però sì, nel senso, il mio problema è più magari sarà difficile prendere, anche se esistono, abbiamo visto che esistono dei bambini in Che diventano gamba, bravi attori, esatto. ma soprattutto che sono bravi attori anche da bambini, e che dopo. Stranger Things, vabbè, Esatto, secondo me sono. no, sì, gran parte del caso di Stranger Things. Il bacio di Ginny a Harry per il compleanno, ero anche entrata in botto, bellissimo, Veronica, bellissimo. Giustamente diamo Bellissimo, silente. bellissimo. Magari girato bene in modo che non si vedano le teste di Harry e Ginny, ma si veda qualcos'altro anche. Non per essere feticisti, però se voglio vedere un bacio, voglio vedere un bacio, non delle teste che si toccano. Tipo Barbie, no? Così, ecco. La prima che mi viene in mente, dice Marti, il vero primo bacio di Regini. Oh, mamma mia, dopo la partita! Bellissimo, Pazze! La seconda bellissimo. Harry e Sempre. Molly. La seconda Harry e Molly e Charlie dopo il torneo Tre Maghi. Io Esatto, quella l'infermiera che diceva, esatto, diciamo prima del quarto. vorrei vedere Bill, Neville. vabbè. Neville cosa come? Bellissimo. Io faccio le gibi, dico Silente che fa sbattere i bicchieri. Mamma. In testa. Allora, Ci sto leggiamo tutto. Silente che fa sbattere i bicchieri in testa ai Dursley. Bravo Fabio. E mi allaccio a te perché una delle scene in cui ho più riso nei libri. Nel terzo, quando escono la stambella strillante, Sirius tiene Piton a mezz'aria per portarlo fuori perché è svenuto. E mentre parla con Bellissimo. Harry, tutto contento, così fa sbattere la testa contro la roccia. Bam, 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 bam. Così è stupendo. Bellissimo. Ecco il Mamma mia. feletono.
tutta. Ma magari. Voglio vedere tutta. Io voglio ricevere Hermione anche una resa migliore della scena in cui Ron salva Harry dal ghiaccio Mamma e mia. parlano a scarpe scoperte della faccenda Hermione e poi si abbracciano da veri amici. Mamma, Bellissimo. quanto è potente la loro amicizia, il loro legame. Sì. Bellissimo. Molto, molto bello. Qua Fabio parla di una bellissima scena. Madò, Angie, un Fabio! attimo. Narrare nel reparto così. Neville e la Bellissimo. carta di caramelle al sammungo con la mamma. Piangerei pure le lacrime del battesimo. No, ecco, quella forse è la scena più triste di tutta la saga. Non lo so. Ricordo di averla letta No, e. ma... Mamma mia. Sì, è vero, è tristissima, però secondo me ci sono delle scene più tristi. Sì, in cui hai pianto. Però lì mi ricordo proprio quella sensazione di amaro e dolce, capito? Lui che guarda la sua mamma, che non sa neanche chi è, che non lo riconosce, però gli dà quella carta di caramella e lui è felice. Ecco, nonna Pacioc, Augusta deve esserci perché la vogliamo, Augusta, nella battaglia finale soprattutto. La nana, il crucio di Era e carro per lo sputo alla McGrath. Mamma mia, bellissimo. Anche Bellissimo. prendi un biscotto Harry parlando alla Mamma mia. Bellissimo, McGranit. Potter, scusa, non Harry. mamma mia, veramente il crucio è Tanta roba. troppo, troppo bello. E Smortino, il mangiamorte che finisce con la testa nella giratempo. Aspetta, qual è? Bellissimo che nel culo, che poi gli si fa la testa da bambino, poi cresce subito da adulto, poi da Bellissimo. bambino. Stupendo. Bellissimo. Stupendo. Qua. Shervaz, io spero sia data molta importanza alla Coppa del Mondo di Quidditch. Da leggere è Bello. stata una parte coinvolgente, peccato che nel film sia stato un po' meh. Ma perché anche lì è bello vedere questa cosa magica che però riunisce nazioni, paesi diversi. Cioè è il primo vero raduno di maghi che vedi nella saga. È bellissimo, Sì, sarebbe veramente bello da ma è anche la vedere. prima volta che Harry si rende conto, infatti proprio lo dice Harry, l'ho letta oggi quella parte. Fabio, poi pagherei per vedere tutte le scene dove Molly e Weasley prendono il posto dei genitori di Harry, Sì. come quando vanno loro a trovare Harry al torneo Tre Maghi, oppure Molly che regala l'orologio al fratello perché è tradizione Sì. al compimento della maggior età. Bellissimo. Sì, perché ecco, la saga dei film, a parte il secondo, te lo dice che Harry è per i Weasley come un figlio, però non lo senti mai. Invece nei libri Vero. sì, cioè nei libri lo senti che è adottato praticamente da loro, cioè lui sta proprio bene con i Weasley, cioè è una cosa così bella. No, quella cosa degli orologi particolarmente, cioè è troppo bello. Sì. Perché per la prima volta mi piace un sacco, che poi sono tutte cose che la Rowling inserisce, no? Perché, e tu le riesci a capire senza che vengano dette perché conosci bene i personaggi. E per la prima volta, con l'occasione di 17 anni e quindi di regalare un orologio ai maghi perché è tradizione regalarglielo, per la prima volta Ron ha qualcosa di nuovo e Sì. invece Harry ha qualcosa di usato. Quindi è qualcosa di vecchio. E questa cosa è bellissima, perché è proprio l'oppo, è quello di cui entrambi hanno bisogno. Ron ha Sì. bisogno di qualcosa di nuovo, no? Invece Harry ha bisogno di un cimelio di famiglia, perché non ha una famiglia. Quindi è bellissima questa È cosa. stupenda. Madonna, che bella cosa dell'orologio. Me l'ero dimenticata, è veramente bellissima. Tutte le cose, capito, più intime che non ci sono. Sì, Tipo, ma queste cose... sembra una cazzata, ma io ho riso un botto quando disinfestavano Grimmauld Place. Ecco, Molly che vede il molliccio e sono i suoi figli morti. Cioè, quella Certo. è devastante. L'ordine è devastante. C'è un sacco di scene veramente Le stupende. pene della signora Weasley, bellissimo. Sì, cioè, E veramente. poi anche lì tu vedi nel molliccio, cioè nelle varie figure che si materializzano, no? Nel molliccio della signora Weasley, vedi innanzitutto Fred e George insieme, quindi non li Madò. vedi separati. Madò. Neanche nei peggiori incubi della signora Weasley potevano essere Fred e George Madò, separati. che brutta cosa! Mamma mia. Poi vedi che lei impazzisce per tutti, però quando vede quello di Arthur impazzisce ancora di più. Amore, no, non ce la Cioè, posso fare. che ti fa capire il rapporto che lei ha col No, marito? infatti è Bellissimo. stupendo. Ciao Vess, dici, stiamo facendo un gioco. Dici una scena dei libri che vorresti vedere nella serie. È solo mezz'ora lo stiamo facendo, Hai dopo tutto. sì. Hai solo 2 secondi perché Due secondi. chiudiamo. No, non è vero. Sì, dovremmo chiudere. Marty, Hermione che produce maglierie in serie per gli elfi domestici e crepa. Oh! Ecco, io voglio finalmente vedere l'Hermione dei libri. Quella che ti sta anche sul cazzo, ma è giusto così. Cioè, capito? Vero.
mi è c'è Però nei primi almeno due film. sono delle vescicole di lana, non sono dei cappelli. Non so se valgono come indumenti, Hermione non gli parla per tutto il giorno. Ah, bellissimo. Ecco, capito questa cosa cioè, che lei si innamora di Ron, ma Ron è un coglione. Ma non un coglione perché è stupido, perché lui ci prova, ma proprio stupendo. È Il peggio di Ron, stupendo. no, non è possibile quando Hermione dice Ecco, il vero bacio tra Ron e Hermione, cioè il fatto che lui ci prova, ci mamma prova, ci prova, ci mia. prova, e alla fine riesce a mostrare quella maturità, E lei lì, boh, lei voleva solo una scusa per ficcare la lingua e ce la fai. Cioè, fassa fa, finalmente, mo gli No, sta ma poi passando è addosso. bellissimo che Galeotto il crepa. Cioè, è Sì, troppo sì, bello, sì. obiettivamente, perché, cavolo, il crepa Hermione che lotta per il cavolo di crepa per anni, e Ron che è il primo che la prende in giro per questa cosa. Sì. Poi, in un momento cruciale, è Ron a pensare agli elfi domestici, non lei, e quindi si guadagna un bacio per il crepa. È bellissima questa cosa. Stupendo. Quindi è anche bellissimo che sia Hermione a baciare Ron. Perché, cioè, mentre in Così Harry come e sì, Harry e Ginny è più un classico. Ginny. Cioè, Harry e Ginny è più classico, però ci sta, cioè, nel senso te l'aspetti da Ginny che potrebbe baciare Harry, però è Harry che la bacia. Sì. Ed è bellissimo anche il fatto, no? La differenza in un anno quanto matura Harry, lo vedi in tantissime cose, anche nel bacio, perché l'anno prima erano da soli lui e Cho e tutto, e comunque era qualcosa che quasi ha fatto contro la sua volontà. Invece l'anno dopo, davanti 50 persone, lui prende la bacia davanti al fratello, cioè Alex! davanti Infatti, all'ex, la cosa bella, cioè. spero sia proprio questo, un po' più la coralità, cioè nel senso Sì, che nei certo. film tendevano più alle cose intime, invece è proprio bello assistere alle reazioni, a vedere Parlare di come certe Voldemort e cose, cose, parlando pure di esatto. Harry e Voldemort. Io spero che infatti ci sia Ma proprio anche la del. coralità che c'è prima della serie. È vero che è Harry, però nei film è Harry e basta. Visto che c'è Close, è Harry e Hermione. Finiscono lì i personaggi scritti. Vero. Cioè, è tristissima questa cosa. Cioè, Ginny non è pervenuta, ma anche solo Neville. Sì, Neville. Non è, Neville è figo nei film perché gli danno quei 2 minuti in cui sgozza Nagini, ma fino a quel punto, purtroppo, a te di Neville non gliene è fregato niente, ed è tristissima questa cosa, perché invece lui è così bellino che si fa forza, che cresce, Vero. zero. Ma poi ecco, dove erano ecco, la McGranit e l'Umbridge che semenano. Mamma Viceversa, sì. mia, Bellissimo. mamma mia! Parent Advice, il capitolo d'oro del quinto, veramente. Cioè, mamma mia, troppo, troppo Dice bello. Gedamian, Barty Crouch e Winky, c'è pure tutta Ui, quella sì, parte parlando delle così cucine prima. drammatica, mamma mia. Esatto. Bellissimo. Però E. Veritas Serum, dove c'è Barty Crouch Junior, dice tutta la sua storia e c'è Winky che dice: padron Barty, così Madò. ci metterà nei guai. Madò, è bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Cioè, veramente. Ma anche piccole cose, cioè cose veramente non per forza della storia, perché nei film, no? L'hanno fatto male, però hanno fatto la scelta del solo Harry e Voldemort. E quindi tutto il resto che lo capisco perché sono i film e hai molto meno tempo. Però, cavolo, se almeno fai questa scelta, fammelo bene, cioè spiegami bene gli Horcrux, spiegami bene tutto quello, il motivo per cui Harry sopravvive. E il sacrificio, tutte queste cose qua. L'hanno fatto male. Però il Hanno resto. sbagliato profezia nel finale, ricordiamolo. Bravissima. Però anche cose più, cioè, veramente proprio che ti fanno conoscere i personaggi, cose molto più intime delle relazioni tra i personaggi, tipo, mo veramente stiamo parlando prima del bacio di Harry e Ginny, quando Harry prende la Felix Felicis, no? Che tu apparentemente pensi che effettivamente l'unico obiettivo che abbia avuto la Felix Felicis è quello di rivelare il ricordo di Lumacorno. Invece no, perché la Felix Felicis ha come anche principale obiettivo far lasciare Lasciare Ron Ginny. e Lavanda e Ginny e Dean, perché Harry scende col mantello Gli passa dell'invisibilità e non vicino. si vede, e quindi Lavanda impazzisce e poi sfiora Ginny e Ginny si incazza perché dice che Dean l'ha spinta a passare il ritratto. Quindi, cioè, veramente sono queste piccole cose che, Tre mamma, sono. piccioni con una Felix. Esatto, più piccioni come Chiara le la nominava anche Rita Skeeter e Hermione Harry, l'una tra mai ci Felix. discuta. Mamma Parlando mia. di Rita Skeeter, io voglio Rita Skeeter in barattolo.
Io voglio, cioè, La quella faccia. parte, veramente, lo scarabeo in trappola, mamma mia, Scarafaggio, vedete, ma qua... sì. Beh, sì, il funerale di troppo. Silente che mi mette la bacchetta nella sua Oh, il tomba. funerale di Silente, Il grazie, funerale di Silente, la tomba bianca. cavolo. Ma secondo me ormai hanno capito quali sono le scene più criticate nei film di Harry Non è Potter. detto, perché il funerale di Silente è l'unica che veramente ha fatto... Funerale Silente e battaglia sesto film, comunque, che è Mamma rimasta qua a mia, qua tutti, a quindi tutti, mamma qua, mia, veramente, il qua. sesto film, veramente, cioè... Sì. Ma poi tutta quanta, il funerale di... cioè, tutta quella parte non viene dato minimamente valore, cioè, semplicemente con un'alzata di bacchette finisce lì, quando c'è molto altro, cioè... Allora. Harry che è completamente solo, Harry che è costretto a lasciare Ginny perché la vuole Ma proteggere. anche Ginny stessa che lo sa e lo bacia e gli senti. Lo so. Ciao. Bellissima lei. Forse è per questo che mi piace così tanto. Io non ho mai davvero rinunciato a te, mai, ho sempre Ma no, sperato. sì, è La mia stupenda. amica. Anche la crescita Bene. stessa di Ginny, cioè, è proprio bello come... No, È vabbè. un bellissimo messaggio, il suo è sempre stato molto bello, il fatto che non è che si mettono insieme a caso, cioè si mettono insieme quando lei, come dice lei stessa nei libri, inizia a essere se stessa, ad amarsi, a Essere se volersi stessa. bene. E allora è lì che le persone ti notano, quando tu per prima vuoi bene a te stessa, non quando cerchi di farti. È bellissima questa cosa. E oh, Sì, volevo un attimo tornare un attimo hai da tolto. noi, però Barry Hearn ci porta su un altro argomento perché qui tranquilli che non vi faremo mancare nulla, perché dice No, per Alice forza, è il quando mio uscirà obiettivo. la serie, voglio la tua recensione a ogni episodio dove ci elenchi virgola per virgola cosa hanno tagliato o cambiato. Sì, No, io... no, è il mio obiettivo, io già l'ho detto. Vabbè, ma Cioè... allora è ovvio, nel senso che mettiamo le mani Ma avanti, altro che quando succederà, recensione, cioè uscirà il sappiamo, mondo. usciranno le puntate ogni giovedì sera, non è che le facciamo venerdì le dirette, appena finisce l'episodio si fa la diretta sull'episodio, poi si fa la diretta di Ovvio. approfondimento. Ovvio, che stiamo qua a No, fare? ma proprio con ogni cosa tolta, ogni cosa messa in più, ogni virgola, ogni frase cambiata. Speriamo che per allora avrai un lavoro che ti consentirà anche di avere un po' Ma non è, di Mirko, non è, libertà. in questi casi, tu lo sai meglio di me, in questi casi il lavoro non Le esiste. ferie. Abbiamo fatto Però non ho nessun premiere, lavoro. trailer, allora, preparati perché potrebbe essere da Dovrebbe 10 uscire anni. ora la serie, Alice, così visto. Comunque, non è vero il lavoro perché sappiamo benissimo dopo premiere, trailer, Sì, cose lo che so. abbiamo fatto notti a non dormire per ste cacate. È vero che a 40 anni è più difficile, però, insomma, lo possiamo fare lo stesso. No, 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 si ma... fa lo stesso, si fa, ma Esatto, anche quando abbiamo esatto. 100 anni. Anche le notti. Barry Hearn, bellissima, alle 21 la serie, alle 22 Portus e a conclusione Cornetto e Cappuccino. Ovvio, facciamo l'after come si Ovvio. deve. Ma valuteremo perché potremmo decidere di commentarle, fare tipo video party, un commento dal vivo, No, oppure... no, 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 no. non la prima No, 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 visione. la Non la seconda. prima visione. Ah. No, 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 posto. Io farei l'analisi posto. Non la Ma anche prima su... visione, dico, a volte potremmo pure mettere l'episodio e lo commentiamo tutti insieme dopo averlo già visto, capito? Quello Dico sono quello. d'accordo. Perché magari uno può commentare, ah, guarda questa scena, guarda questa scena, guarda Sempre che i questa scena. copyright lo permettono, ma sì. No, Ah, sì. Però la prima visione... no, è sacra, Dai, assolutamente. chi l'ha detto? Sacra. Assolutamente, è sacra. La voglio sul mio divano con le mie cose, tranquilli, i miei popcorn, assolutamente. Se la vedrò. Beh, come si vede, Dai, siete appena lo i senti, tu 30. la vedrai. Ma che appena i 30, beh, se qua siamo over 30, e anzi, Alice è prima abbiamo giovane. detto, Alice sarà una delle poche del nostro staff che sarà ancora under 30. 30? Non ti ho detto prima? No, nel 2026 avrò 26 anni No, quando no, quando uscirà. 36 finirà la prima, hai fatto il giochino del... anni. Ecco. 36. Ecco, capisci? Infatti hai fatto prima il gioco quanti anni avremo quando finirà la serie. Qua ci sono degli over 40 e gli over 50, presenti, quindi andiamoci piano. Però sì, la faremo lo stesso, dai, raga, fidatevi. La serie non Infatti. uscirà. Allora, adesso per la domanda su se uscirà devi recuperarti tutta la diretta.
tutta. Perché la mia figlia ti ha ampato per 2 ore No, ma più con che altro dissing e non è stata dissing. definita la punta di diamante del servizio streaming Max, questa serie, perché inutile dirlo, Quindi se non esce. garantisce, se avrà successo, ma credo che sia abbastanza scontato che avrà successo, 10 anni di abbonamento costante Sempre al che tra 10 anni sia servizio. ancora un servizio streaming e non si passi a una TV pay-per-view. Quindi credo che tra tutte le cose che possono crollare non è questa, cioè ci metto abbastanza la mano sull'ardemonio. Oddio, dipende se andrà bene o non andrà bene. Sì, vabbè. Ho preso le carte di Lorcana Angel, Ne bellissime, prima ne abbiamo abbiamo parlato prima di parlato. Lorcana S, Prima abbiamo prima. parlato. Comunque, secondo me ci siamo fatti una bellissima chiacchierata, è stato bello vedere una media costante di 30 visitatori, 30 Che utenti chiacchierano e che chiacchierano, commentano. ma soprattutto poi che non hanno neanche staccato Twitch, quindi è bellissimo essere tornati un po' con tutta questa fervore. Potremmo fare un sondaggio e vedere tipo suggerirci argomenti di cui parlare durante la diretta, così ne facciamo un'altra. Non dico a breve, però neanche tra 8 mesi. Sì, anche domande, eccetera, eccetera, così risponderemo. Sì, ma perché, come ha detto Martina, bando la serie, avevamo tutti Sky negli anni del Trono di Spade. Certo, qua stai parlando con fedeli sostenitori e abbonati, giusto? Sì. Pensa che la serie del Trono di Spade aveva non solo il record di visione sui servizi streaming, eccetera, eccetera, ma addirittura anche il record di pirateria. Quindi, L'importante è nonostante che sia un ci sia stata record. la pirateria, comunque ha fatto un sacco comunque di successo. Quindi Harry Potter avrà lo stesso vantaggio. Già, già. Vedo dei messaggi subliminali da parte di No, non è Marcello. vero. Comunque, dice No. Mary, è stato bellissimo, per favore non aspettiamo No, troppo per vederci. davvero. No, tranquilla, questa volta no, anche perché in ogni caso da qua a giugno scopriremo chi Sì. sarà la showrunner della serie di Harry Potter. Sicuramente poi usciranno altre Diciamo notizie. che peggio di Comata in questi ultimi 2 anni di nessuna notizia non può andare, quindi sarà per forza qualcosa di Quindi in ogni positivo. caso torniamo, non faremo tipo appuntamenti fissi perché preferiamo anzi darvi un bel po' di sostanza ogni diretta, però tranquilli che non aspetteremo 6 mesi per fare un'altra diretta, anzi è stato bellissimo rivedervi tutti. Che ecco a Parigi? A Parigi? Che è successo a Parigi? Che c'è a C'è Parigi? una convention? Oh, no. Guarda. E te lo dice una che vuole andare a Parigi da una vita perché non sono mai stata a Parigi. Mannaggia. È un bel posto per sbroccare male con gli E amici. da Krum a Esatto. Napoli, eh sì, al prossimo mese. Quello, sai che quando è quella. No, fammi vedere No, quando è durante. No, non ci siamo è. Non ci comunque. siamo? Perché No. noi conto che noi scendiamo a Napoli il prossimo mese, ma non in quei giorni, quindi sarà difficile andare avanti e E a Parigi indietro. sarebbe il Oh. 23 e 24 marzo. Ci sarà Rupert Grint. Yes. Ah, Veronica ci va. Che Ci saranno anche Matthew Lewis. E non so bello, una chi. bella reunion tra Ron e Neville. Sì, 28 aprile. No, ma più che altro. Quindi Angie finisce Lego Harry Potter, ma soprattutto Hogwarts Legacy, che non ho ancora finito. Mirko ha appena iniziato Hogwarts Legacy, quindi non può proprio parlare, Io ho Mirko. iniziato da poche settimane. Si prende bene, ho un video ricatto pronto da mandare come quello di Alice che commenta il film, come quello della Batilda Batte, ecco chi. Io ho un video ricatto di Mirko che prova ad ammazzare la sua prima battaglia agli orchi ed è bellissima. Ecco, a Me proposito. l'hai chiamato. Ma io me lo godo ogni tanto Hogwarts Legacy, non ho fretta. Quando voglio me lo godo, mi ci gioco, avanti, indietro. Il problema, sai qual è, Gedomaia, il mio caro amico? È che sono le dirette, te lo giuro. Perché visto che Mirko mi ha detto, no, ma dai, giochiamo, tu lo giochi in diretta, lo gioco sul divano. Lui si becca la parte divertente e mi becco la diretta in cui sono sulla sedia, sto un po' scomoda, non posso sgranocchiare, mettermi in pigiama perché siamo in diretta. Quindi a me sta cosa è un deterrente, capito? Posso dirvi che dopo Londra l'estate scorsa, quest'anno vado a Edimburgo in ferie e tutto terreno per tutti. Che Bello. bello! Anche Alice andrà a Edimburgo, Eh già, vero? anche lì c'è andrà a Edimburgo, vero? Vero? Guarda. Meno 141. Dai, dai. Scervazzi, in estate dovrebbero esserci novità o nuovi contenuti sul gioco. Vediamo, Speriamo, perché c'è stato guarda. un po' di silenzio, ma sicuro sta bollendo qualcosa nel Sì, ho visto i calderone. soldi che hanno fatto, sicuramente sta bollendo qualcosa nel calderone. Va bene, ragazzuoli, è stato un È stato un piacere, piacioro. è stato un piacioro, ci vediamo assolutamente presto.
Grazie a tutti per averci seguito Ecco, beh, se quando fanno Universal Studios a Londra, occhio, perché potrebbero non farli perché chiuderli perché la Universal compra la Warner e ti rimandiamo all'inizio della diretta per il dissing a questa, a queste cose. Non agli Universal, anzi. Mirko, Sì, un attimo sto Mirko sta cercando. cercando la chiusura, la sigla di chiusura. Intanto grazie che siete stupendi, come tutti voi, siete tutti molto 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 stupendi. Vi ringraziamo tantissimo per il sostegno, grazie che hai chiamato l'appuntamento, grazie che hai passato, salutato tutti quanti e ci rivediamo quando? Dimmi quando. Grazie Alice, ci vediamo domani. È Grazie a vero. voi. Anzi, resta un attimo dietro le Ci quinte. vediamo in casa Alice. Allora. Leona. Casa Liona. Casa Liona mi piace. Ciao ragazzi, Ciao a tutti, ciao ciao. buonanotte. Eh sì. Buonanotte.